Buonasera. Avete visto il titolo Post verità e post giornalismo? Io, come vedete, colleziono fake news fin da quando non si chiamavano fake news, ma cazzate o balle. L'idea che siano state inventate per far vincere Trump o per far vincere il Brexit o la Brexit o per far vincere i 5 Stelle o la Le Pen fa abbastanza ridere. Siamo sempre stati immersi in un mare di balle. E continuiamo ad esserlo, e devo dire che la gran parte di esse è arrivata dalla carta stampata e dalla televisione, non c'è bisogno, del web per inventare cazzate. Anzi, io penso personalmente che le cazzate del web siano molto più innocue o meno dannose di quelle della carta stampata e della televisione, perché non hanno il certificato di garanzia di una testata prestigiosa. E poi soprattutto si affastellano, si alternano, si rincorrono, si sovrappongono e alla fine si elidono quelle del web. Invece quelle della televisione e quelle dei giornali esistono e resistono nel tempo. Stasera vi farò una decina di esempi con dei titoli di giornale. Perché i giornali? Perché i giornali che molti pensano, sbagliando secondo me, che siano ormai superati. Se ci fate caso, sono quelli che danno la linea alle televisioni, e spesso anche al web, perché ovviamente i contenuti dei giornali sono ancora oggi ritenuti, i più interessanti e quindi spesso vengono rilanciati dalle televisioni, dalle radio. Io non ricordo negli ultimi 10 anni uno scoop del TG1, del TG2, del TG3, del TG4, del TG5 di Studio Aperto, raramente anche di Sky. Di solito i telegiornali, riportano, riprendono, rilanciano ciò che esce sui giornali, non tutti naturalmente, il mio per esempio è escluso. Spesso escluso persino dalle rassegne stampa, non so se avete visto Linea Notte, quando arriva il momento del fatto, se arriva, ci vuole una vista tipo quella dei corridori automobilisti che devono passare ai box e vedere un cartello ai 350 all'ora, quindi è una cosa proprio rapidissima. Il Fatto Quotidiano, zoom, ed è già passato, finito. Quando invece si indugia un qualche secondo, qualche frazione di secondo su un titolo del Fatto Quotidiano, sempre Mannoni che dice vabbè, ma quello è il Fatto Quotidiano, lo conosciamo. Ecco, quindi i giornali, anche se sempre meno gente li legge, ancora hanno una grande influenza perché mettono in circolo una serie di notizie che i telegiornali di solito non hanno e che quindi prelevano gratuitamente e rilanciano, montandoci sopra delle gran campagne, come vedremo fra poco. E quindi, anche se pochi li leggono, nel senso che vanno in edicola a comprarseli e poi se li aprono e se li sfogliano, moltissimi li leggono anche senza accorgersene, perché tutto quello che si vede in televisione di solito dalla carta arriva. E su questo, secondo me, i 5 Stelle sbagliano di grosso quando profetizzano la morte dei giornali. A loro converrebbe che morissero i giornali, visto che gran parte delle fake news che sono partite dai giornali e sono poi state sparate nell'etere dalla televisione sono nate proprio da quella carta stampata che loro dicono essere ormai morta o moribonda. Va bene, bando alle ciance, mi siedo e parto dall'evento politico. Beh, oggi sapete c'è stato l'attacco alla Siria da parte di Trump e effettivamente, se ci fate caso, è proprio quando è stato eletto Trump che si è cominciato a parlare di post-verità, perché i dizionari di Oxford hanno tirato fuori questa definizione che peraltro non è loro, l'hanno raccolta. E l'hanno appiccicata in qualche modo a tutta la polemica politica che riguarda le false informazioni che avrebbero aiutato Trump a vincere le elezioni. Elezioni che nessun giornale e nessuna emittente mainstream, cioè dell'establishment, aveva previsto. Dopo l'errore di avere completamente sbagliato analisi su che cosa si accingevano a fare gli elettori americani, la stampa mainstream ne ha fatto un altro, e cioè quello di andare a cercare delle scuse per non dover ammettere il proprio errore. E la principale delle scuse è proprio quella che Trump avrebbe vinto
perché gli elettori americani sarebbero stati fuorviati, subornati da informazioni false. In realtà di informazioni false ne sono uscite su Trump, ne sono uscite sulla Clinton, ne sono state diffuse da Trump e ne sono state diffuse dalla Clinton, e alla fine gli americani hanno eletto Trump perché volevano eleggere Trump, che ci piaccia o no, non c'è nessuno che è in grado di spostare milioni di voti con fake news che tra l'altro, come dicevo, si incrociavano e quindi di fatto si elidevano. Eppure voi vedete che sui giornali, l'Unità, le notizie fasulle in rete aprono le porte della Casa Bianca, no? Non, per non rassegnarsi al fatto che la Clinton avesse perso, si è cercato di dare la colpa alle fake news. Fake news che sono state usate a piene mani sia dai sostenitori della Brexit sia dai sostenitori del Remain in Inghilterra. Non è un caso se poi, quando ha vinto la Brexit, tutte le previsioni che sono state fatte, catastrofiche, che sono state fatte sulle conseguenze della Brexit, si sono rivelate al momento fallaci. E infatti qualche persona onesta lo ha anche riconosciuto. Il capo degli analisti economici della Banca d'Inghilterra ha detto: è dal 2008 che non ne azzecchiamo una, siamo come i meteorologi, previsioni sbagliate, l'autocritica di Andrew Haldane, il che dimostra che le fake news non sono soltanto alla base della Brexit, ma erano anche alla base del Remain, per la semplice ragione che nessuno poteva prevedere che cosa sarebbe successo se avesse vinto la Brexit. E infatti, dopo qualche mese, abbiamo letto su Repubblica, sorpresa dalla Brexit, l'economia cresce, smentiti i catastrofisti. Va bene, mi arrendo, abbiamo sbagliato tutto nel 2008 con il terremoto finanziario e abbiamo sbagliato di nuovo tutto con la Brexit. Questo è sempre Andy Haldane, capo degli economisti della Banca Centrale. Purtroppo pochi riconoscono di avere sbagliato. Immaginate quando fra qualche mese si scoprirà quello che già si dovrebbe sapere adesso, e cioè che tutti i titoli sui dazi di Trump, l'Italia contro i dazi di Trump, il nuovo muro di Trump, Trump dichiara guerra alla Vespa, sono completamente fasulli per la semplice ragione che i dazi che Trump ha messo in realtà non li ha messi lui, li ha solo confermati, ma erano già in una lunga lista di dazi che aveva fissato Obama. Però nell'informazione che piace alla gente che piace, Obama è il buono e Trump è il cattivo, sempre, anche quando l'uno fa la stessa cosa dell'altro o semplicemente continua la politica dell'altro. Abbiamo sentito tanti apparentamenti a Trump anche a casa nostra. Trump è stato usato anche ai fini della nostra politica interna. Quando ha vinto Trump, immediatamente si è detto che i buoni stavano con la Clinton e hanno perso a causa delle fake news dei cattivi. E invece i cattivi, e cioè i 5 Stelle e Salvini, stavano con Trump. Dopodiché abbiamo cominciato a leggere titoli come questi: Gentiloni, felici che Trump apra a Putin, cioè in un colpo solo ne ha presi due, no? Ma questa cosa è sembrata, non è stata. Renzi cavalca la Brexit, una nuova stagione, naturalmente lui era per il Remain, come era per la Clinton, ma subito dopo si è travestito da Brexit e da Trump nella speranza che ci si dimenticasse. E cosa meravigliosa è che ci hanno sempre detto, almeno fino a stamattina, fino a stanotte, quando Trump ha attaccato la Siria e quindi ha rotto, direi, piuttosto violentemente con Putin, che Trump era l'amico di Putin mentre la Clinton era la nemica di Putin. E a un certo punto abbiamo letto l'altro giorno sulla stampa: gli USA all'Italia, attenti ai rapporti tra Russia e Movimento 5 Stelle. Ma ce lo dicono gli americani. C'è un'inchiesta sui rapporti fra Trump e Putin e sugli aiuti che avrebbe avuto in campagna elettorale. Vabbè, comunque anche Trump ha avuto le sue fake news contro e non solo a favore. Per esempio La Verità ha scoperto che Repubblica ha spacciato per nuova una foto del 1995 pur di accreditare come oceanica la manifestazione contro il presidente americano. Ma questo era solo un'introduzione per arrivare all'evento politico più importante dell'ultimo anno, da quando l'anno scorso già abbiamo iniziato a fare
un po' di resoconto di quelle che ancora non chiamavamo fake news, ma appunto banalmente palle, ed è il referendum costituzionale. Il referendum costituzionale che non si è capito bene se apparteneva al fronte dell'establishment o dell'anti-establishment, perché appena ha vinto Trump, Renzi ha detto: noi siamo contro l'establishment, chi vota sì vota contro la casta, vota contro l'establishment. Purtroppo gli italiani hanno deciso di votare no, proprio perché ritenevano che chi votava sì votasse con l'establishment, e infatti hanno bocciato un nuovo Senato che non era più eletto dai cittadini, ma era nominato dai consigli regionali tra sindaci e consiglieri regionali per lo più inquisiti. Bene, questa campagna referendaria è stata un concentrato di post-verità e di fake news che io non ricordavo, onestamente, per la densità proprio delle palle che sono state raccontate in così poco tempo. Cioè Berlusconi le aveva, diciamo, sparpagliate in 20 anni, invece in pochissimi mesi si sono concentrate una serie impressionante di minchiate, al cui confronto quelle sulla catastrofe della Brexit era niente. Allora me ne sono portate così un pochino, qualcuna. Che poi erano gli stessi che profetizzavano disastri con la Brexit, eh? Le agenzie di rating, che ci azzeccano sempre all'incontrario, aveva previsto che se vinceva il no era l'apocalisse. Devo dire che è dal 5 dicembre che l'aspettiamo, sta apocalisse, non mi è parso. Insomma, è arrivato Gentiloni, che rispetto all'apocalisse ci è andata ancora bene. In pochi mesi ci hanno raccontato intanto la cosa più terribile che fu minacciata, e cioè che se Renzi avesse perso si sarebbe ritirato per sempre dalla vita politica, una prospettiva talmente terrificante che prima che del suo annuncio il sì era in vantaggio, e appena lui ha detto che in caso di vittoria del no se ne sarebbe andato a casa, il no è balzato immediatamente al comando, proprio perché la gente era agghiacciata da questa prospettiva orripilante. Quando poi la Boschi aggiunse: anch'io, se perdiamo il referendum vado a casa, lì c'è stato un altro balzo. Quando poi Padoan ha detto anch'io, c'è stato un altro balzo, e questo spiega in gran parte il risultato finale, che non è stato proprio tecnico, è stato piuttosto generico. Però furono raccontate una serie di altre balle, quelle sì per spaventarci davvero, non questa che doveva spaventarci, invece aveva ringalluzzito, diciamo, un po' il fronte del no. Intanto non so se ricordate in diverse trasmissioni, perché queste bugie, perché ne parliamo, non sono bugie di politici, perché se fossero bugie di politici non rientrerebbero nel nostro discorso sull'informazione. I politici di solito mentono così, per una predisposizione naturale, quasi genetica, ma sono i giornali che di solito nelle democrazie bloccano le bugie dei politici, le smentiscono, le smontano, e questo spiega perché i politici, quando mentono oltre un certo limite, in altri paesi poi sono costretti addirittura a dimettersi. C'era stato detto, per esempio, che non avremmo mai più avuto riforme se non fossero passate queste riforme. Come facessero a dirlo non si è capito, non si è saputo, ma io penso che avremo altre riforme, non so se buone o cattive, ma certamente continueremo ad averne. Ci dissero che sarebbero interrotti gli investimenti americani in Italia, questo lo disse l'ambasciatore americano: se vince il no, fine degli investimenti americani. Adesso è andato via l'ambasciatore, naturalmente, mentre gli investimenti, quei pochi che arrivavano prima, continuano più o meno ad arrivare anche adesso. Dissero che lo spread sarebbe volato a 1.000, e in realtà non ci sono stati particolari scossoni. Ci hanno detto che se vince il no, non avremmo potuto combattere adeguatamente il cancro.
e anche alcune altre malattie collaterali come la sclerosi, come l'epatite C anche, andava fortissima l'epatite C nelle trasmissioni televisive. Non si è mai capito per quale motivo, che cosa c'entrasse il Senato dei nominati dai consigli regionali con il cancro, l'epatite C, però ce l'hanno raccontato e ce l'hanno raccontato con la collaborazione di telegiornali e di talk show che producevano servizi con poveri malati che facevano una vita grama, perché molto spesso la sanità in certe regioni non funziona, allora il malato è costretto a emigrare in altre regioni dove la sanità funziona meglio, e ci hanno detto non succederebbe più se vincesse il sì. Questa secondo me è stata la cosa più odiosa che si è vista in quella campagna elettorale, perché speculare addirittura sul dolore e sulla malattia è una cosa a cui pochi erano arrivati prima. Renzi disse: se vinciamo il referendum diamo le carte in Europa, addirittura sarebbe messo lì in Europa a dare le carte. Avremmo avuto il ponte sullo stretto, ovviamente, che è come il sarchiapone, una gag che si riproduce da 20 anni. Il ponte sullo stretto si porta su tutto praticamente, è uno sketch di sicuro successo al quale peraltro nessuno ha mai creduto, neanche Berlusconi, che fingeva di entusiasmarsene. C'era un'altra molto bella. Ah sì, in anteprima vi annuncio che se vince il sì verrà defiscalizzata la Sicilia e soprattutto la città di Caltanissetta e vari comuni italiani. Così. La Boschi disse dopo l'attentato di Nizza che se vinceva il sì avremmo potuto combattere più adeguatamente il terrorismo, e questo mise immediatamente in allarme il califfo al-Baghdadi, quale fondò, credo, anche dei comitati per il no, dei banchetti proprio, interruppe le ostilità proprio. Terrorizzato all'idea che un sì avrebbe fatto evaporare tutto il terrorismo mondiale, proprio all'istante, la sera già del 5 dicembre sarebbero spariti tutti. Con noi invece avete visto che hanno continuato a fare attentati, e ce lo meritiamo, perché abbiamo sbagliato a votare. Col no, addio ai capitali, questa l'avevo detta prima. Referendum, spread in volo e stop crescita se vince il no, questo è il messaggero. Allarme di Confindustria, se vince il no c'è il rischio di caos politico e recessione. Ah, questo riguarda questa regione. Pur di vincere il referendum, Renzi arruola Santobaldo. Il PD aveva organizzato un evento per il sì nella storica basilica di Gubbio con l'assenso della diocesi per parlare di tutte le sfide da un luogo simbolo, ma ha dovuto rinunciare per le proteste dei cittadini, credo anche Santobaldo. Allarme Confindustria, se il referendum fallisce, Italia in recessione. Facevano delle previsioni esatte, dicevano che se avesse vinto il no avremmo avuto un calo del PIL dello 0,7% nel 2017, dell'1,2% nel 2018 e di uno 0,2% nel 2019. Non si è mai capito come facessero a calcolare questo calo del PIL. Calcolavano anche, se vinceva il sì, un aumento di 425.500 occupati, e invece purtroppo ha vinto il no. E allora teniamoci la disoccupazione. Poi noi abbiamo intervistato sul Fatto l'analista dell'ufficio studi della Confindustria, è una specie di fattucchiero, è una specie di druido panoramix, no? Che ha degli alambicchi. Non si è mai scoperto quali algoritmi utilizzassero per stimare le conseguenze sul PIL, sull'occupazione, sul debito, eccetera, del sì e del no. Naturalmente non è cambiato assolutamente niente, come era chiaro fin dall'inizio.
Dopo la vittoria del no, siamo stati tutti lì ad aspettare per vedere se effettivamente Renzi, la Boschi, Padoan, eccetera, si ritira. Anche Carbone, un certo Carbone, aveva detto anch'io, vado via. Ma nessuno si aspettava niente da lui, anche perché nessuno sa chi sia. Degli altri invece ci si domandava, dice, andranno via, si ritireranno a vita privata. Ecco, lì ci furono alcuni giorni in cui Renzi non parlò, si dimise soltanto da premier, e uscirono quelle cose strane che si chiamano indiscrezioni, retroscena, nei quali parlano persone che non hanno un nome di solito, si dice che Tizio ha detto ai suoi collaboratori, che Tizio è stato ascoltato dire, che non c'è mai nessuno che parla chiaro, tra virgolette, sono delle robe un po' che si leggono solo i giornalisti fra di loro e nemmeno quelli. E quindi circolavano battute tipo battuta di Renzi sulla voglia di andarsene negli Stati Uniti, no? Tipo Veltroni in Africa, ogni tanto qualcuno dei nostri minaccia altri paesi dicendo adesso arrivo, poi... Matteo è tentato dall'anno sabbatico, voglio togliermi di torno, però aggiungeva nel PD mi chiedono di restare, ecco, lo trattenevano, c'era questa scena di lui che si divincolava e gli altri, no resta, SMS alla Merkel, non torno indietro, Renzi vorrei mollare tutto, poi per fortuna hanno vinto i trattenitori, hanno perso gli spingitori, hanno vinto i trattenitori, infatti è uscita un'intervista di Renzi a Ezio Mauro e gli ha detto davvero ha pensato di uscire dalla politica, anche Ezio Mauro si domandava, dice, ma che mica era impazzito, e lui dice sì, nei primi giorni mi capita di dire una cosa, poi nei primi giorni penso che sia vera, no, poi mi passa, guarisco, e infatti... Ezio Mauro gli dice, e poi? Poi ho pensato che solo il vigliacco scappa nei momenti di difficoltà. Ecco, lui, per coraggio, per non passare per vile, ha deciso di rimanere, quindi, se Dio vuole, è rimasto. Va bene. Questa era la cosa. Secondo tema, che a me appassiona sempre molto. Ah no, c'era una cosa nel referendum che mi piaceva da pazzi. Un giorno... Mentre tutta la stampa dell'establishment mondiale, tutti proprio, Financial Times, Wall Street Journal, tutti i giornali tedeschi, francesi, tutti i capi di Stato, di governo, ministri di tutti i paesi europei, tranne la Grecia, avevano detto deve vincere il sì. A un certo punto l'Economist, noto guastafeste dell'estrema sinistra, sapete che l'Economist è un giornale che è sempre stato iperconservatore, ha appoggiato Reagan, la Thatcher, poi quando si è schierato contro Berlusconi è diventato l'Economist, quindi nel nostro centrodestra sono convinti che sia un covo di sovversivi, tupamaros, rivoluzionari, e l'Economist disse è meglio se vince il no. A quel punto i giornali che ci avevano spiegato che tutta l'Europa finanziaria, eccetera, tifava per il sì, come facevano a dire? Però l'Economist, che sarebbe proprio la Bibbia, no, del capitalismo mondiale, com'è che si schiera per il no? Allora, hanno fatto dei titoli fantastici. Per esempio Repubblica, l'Economist si schiera, meglio se vince il no, ma la redazione si divide. Come dire, c'è anche qualcuno, no? Combatte la giusta causa, per sminuire, no? Dice, la redazione è divisa, come se la linea politica di un giornale lo decidesse la redazione, la decide ovviamente il direttore, intesa con l'editore, ma la cosa più meravigliosa è uscita sul Corriere della Sera, l'Economist sdrammatizza il risultato del referendum e sembra schierarsi per il no, sembra. Cioè questi hanno scritto che doveva vincere il no e loro hanno detto che vorrà mai dire questo deve vincere il no? Vorranno dire sì o no? Nel dubbio hanno detto sembra schierarsi per il no, ma sono aperte tutte le possibilità.
pare. Un altro tema che mi ha molto appassionato è quello delle Olimpiadi del 2024, che si dovevano, negli auspici del nostro establishment, tenersi a Roma, poi purtroppo sono sfumate, e dello stadio della Roma. Diciamo, possiamo chiamare concentrati di grandi opere nella capitale che è stata conquistata dai barbari a 5 stelle. Ecco, questa doppia vicenda è molto interessante perché non è la prima volta che l'Italia si candida alle Olimpiadi. Si era già candidata nel 2012 alle Olimpiadi del 2020. E all'epoca il governo Monti aveva detto non se ne parla neanche perché non abbiamo i soldi e non possiamo permettercelo. 4 anni dopo, nel settembre del 2016, la giunta Raggi ha deciso la stessa cosa con le stesse argomentazioni. È molto interessante vedere l'atteggiamento dei grandi giornali rispetto a due fatti identici. A 4 anni di distanza, in un paese che non si può certo dire rifiorito negli ultimi 4 anni, però con un cambio di regista. All'epoca il governo delle larghe intese con tutti i partiti dentro, Monti, e stavolta il governo dei barbari con soltanto i 5 Stelle dentro, la giunta Raggi. Allora, tre fasi. La prima fase è quella dell'attesa. Che faranno i 5 Stelle? Durante la campagna elettorale avevano detto diremo no alle Olimpiadi, però si diceva in campagna elettorale, poi si dicono delle robe e poi dopo si fa il contrario, no? È sempre stato così. E quindi non ci si credeva che sarebbe stato rispettato l'impegno elettorale, che tra l'altro veniva annunciato dalla Raggi tra ola di folla che esultava, no? Perché era. Almeno quelli che votavano i 5 Stelle, le Olimpiadi non le volevano. E allora i giornali, che hanno tutti degli interessi, perché sono tutti o quasi in mano a editori che fanno impresa, a Roma poi fanno anche proprio costruzioni per conto del potere pubblico, cominciano a dire quanto è bella l'Olimpiade se arriva a Roma. Giochi, apertura in giunta, il Censis, i romani per il sì. Inventano sondaggi, fanno apertura in giunta, inventano anche che la giunta è divisa e che ci sono alcuni che vogliono assolutamente le Olimpiadi e propongono una soluzione nazionale per le Olimpiadi 2024. L'atletica leggera dovrebbe restare a Roma, rinnovando la magia del 60. Le diverse discipline potrebbero invece essere collocate in altre città, scelte in ragione della storia, tradizioni e capacità. Olimpiadi, ora serve chiarezza perché questi perdevano un po' di tempo, no? Al nostro mondo diviso le Olimpiadi servono ancora. Ecco qui Gazzullo sul Corriere della Sera chiedeva le Olimpiadi per il mondo proprio, per riunificare il mondo che purtroppo è diviso, invece si facevano a Roma, il mondo si sarebbe tutto riunificato in un unico stato olimpico. I giochi brasiliani finanziati dal CIO con quasi 2 miliardi di dollari lasciano infrastrutture che resteranno. Sapete che sta già crollando tutto in Brasile. Frattempo è un disastro, il Brasile è probabilmente il prossimo che dopo aver organizzato le Olimpiadi colerà a picco come già successe alla Grecia, quindi anche beneaugurante organizzare le Olimpiadi, poi c'è la certezza matematica che si cola a picco. Paralisi olimpica, non decidevano, non si decidevano. I dossier su Roma 2024, previsti 15 nuovi impianti. Montezemolo, notate che eravamo candidati insieme a Parigi, Los Angeles, mica dei paesini, no? Di provincia. Montezemolo, Olimpiadi, avremmo la vittoria in pugno, no? Quindi basta un sì della Raggi e ce le danno subito. Il CONI, rilancio sulle Olimpiadi, dossier su periferie e risparmi. Avremmo risparmiato un casino con queste Olimpiadi e le periferie sarebbero immediatamente tornate più belle e più superbe che prima, come diceva Petrolini. Purtroppo poi la Raggi fa quello che aveva detto in campagna elettorale e dice no alle Olimpiadi. Messaggero, no ai giochi, schiaffo a Roma. La Raggi boccia la candidatura da irresponsabili e non va all'incontro con il CONI, ma la gode magogia, lo sport meritava più rispetto. Ora chiederemo i danni erariali
Cioè, il danno erariale di solito lo si chiede dopo che sono state costruite le strutture olimpiche triplicando o quadruplicando i preventi. Lui voleva il danno erariale per non averle potuti fare quegli sprechi, capite? È una cosa meravigliosa. Il futuro negato da un rifiuto ideologico, questo è Caltagirone che parla, diciamo, più che un giornale, è il palazzinaro che c'è dietro. Anche Repubblica, no alle Olimpiadi del mattone, Raggi cancella i giochi, la sindaca evita l'incontro col CONI, il caso, il modo peggiore è senza lealtà, è una mossa anche sleale questa di dire di no alle Olimpiadi. Blitz nella notte, Raggi costretta al no ai giochi, ecco c'è qualcuno che nella notte no, si è intrufolato e l'ha violentata per farle scrivere, e lei voleva invece scrivere sì. A Raggi CONI la guerra delle Olimpiadi, un rifiuto per compattare il movimento, quindi non è vero che lo facevano perché non c'è una lira nelle casse di Roma che gliel'hanno lasciato i vuoti, no, c'è un rifiuto per compattare il movimento. Raggi di Corriere, Raggi dice no alle Olimpiadi, il paradosso della scelta sui giochi, scrive Sergio Rizzo, evidenziando ben due errori dei 5 Stelle. Il giornale, figuraccia olimpica, la Raggi lascia in sala d'attesa il presidente del CONI per andare al ristorante e poi annuncia il no ai giochi, una sconfitta travestita da vittoria. Qui c'è una cosa meravigliosa che si vede in piccolo ma ve la leggo, i giuristi si esprimono, con la retromarcia sulla scelta della scorsa consigliatura si profila l'ipotesi di sperpero di denaro pubblico, ecco lo sperpero di denaro pubblico è non farle le Olimpiadi, dicono i giuristi. L'Unità, Olimpiadi, la ribellione dei sindaci. Cazzo c'entrano i sindaci se dovevano fare a Roma, dove l'unico sindaco ha detto di no, non si sa, però è una ribellione dei sindaci. E non solo, sono ribellioni di tutti i generi. Il tiratore d'oro deluso dal dietro front dei 5 Stelle, d'obbligo il referendum, l'olimpionico di Londra e Rio, Niccolò Campriani, è deluso. Giochi a Roma, storia chiusa, il fantasma dell'onestà che paralizza la capitale, questo è un giudice, Carlo Nordio, che trova l'onestà un fantasma, una roba brutta, no? Una cosa ripugnante, un fantasma, uno spettro. Con no alle Olimpiadi, scure sugli impianti, caos affitti alle società. La rivolta dello sport, signori, no ai giochi, la rivolta dello sport, perché andare a gareggiare a Parigi per dire brutto, no? Per uno sportivo, ovviamente, se non gli fai gareggiare sotto casa, si incazzano. Augias su Repubblica, dire no alle Olimpiadi perché ci sono in giro i ladri significa temere più dei ladri la propria effettiva capacità di tenerli a bada. Ma nessuno ha detto che ci sono i ladri, hanno detto che non ci sono i soldi. Questo non riescono a capirlo. M5S, essere contro a prescindere. Tenetela a mente perché verrà utile con lo stadio. Dai giochi allo stadio, la febbre del rancore e il populismo degli anti-mattone. Ecco, dicono di no a tutto con la scusa del mattone. Michele Serra, il no alle Olimpiadi dei 5 Stelle, il movimento che non sorride mai. Ecco, uno dice di no alle Olimpiadi, triste. Dice sì alle Olimpiadi, sorridente. Qual è il problema? Naturalmente ognuno è libero di tifare per le Olimpiadi, io non sono mica, non ho nessuna certezza, ma avevo come l'impressione che il no alle Olimpiadi, quando lo pronunciò Monti 4 anni prima, fosse piaciuto un casino. Questo è un paese nel quale da 10 anni si monta e poi si smonta, quindi si rimonta per poi smontarla di nuovo la giostra del ponte sullo stretto, incuranti di penali monstre che nel frattempo lo Stato si è impegnato a pagare, dove i costi della metro C di Roma esplodono in modo così fragoroso che non è possibile immaginare quando se la vedremo finita. E uno sguardo andrebbe rivolto anche all'Expo di Milano, per cui la Corte dei Conti ha eccepito che la complessità e onerosità e ridondanza delle strutture decisionali rischia di causare difficoltà e disfunzioni sul piano operativo. Il partito dei giochi si ricordi che da troppi anni sbagliamo e per difetto ogni preventivo di soldi e di tempi, non per la colpa dei ragionieri, ma di una macchina impazzita che macina ricorsi al TAR, arbitrati, revisioni di prezzi, varianti in corso d'opera, veti di chi che sia, dalle regioni alle circoscrizioni, un impasto mostruoso di burocrazia, interessi politici e lobbistici e spesso alimenta la corruzione e ci fa pagare un chilometro di strada, il triplo che nel resto d'Europa e in 2 decenni non è cambiato nulla, anzi, per rifare gli stadi d'Italia 90 abbiamo speso l'equivalente di 1.160.000.000 di euro attuali, l'84% di più di quanto era previsto. Nel 2009 ci siamo superati arrivando in mondiale di nuoto senza le piscine, in compenso però con una bella dose di inchieste giudiziarie.
Sarà Grillo, sarà la Raggi, sarà uno di questi squilibrati, anche un po' tristi, che dicono sempre di no. No, questo è Sergio Rizzo sul Corriere della Sera il 15 febbraio del 2012, quando Monti disse di no alle Olimpiadi del 2020 a Roma. Tutte ragioni che non sono più valide 4 anni dopo, evidentemente, perché il Corriere, per la firma dello stesso Rizzo, scrive nel 2016: per una forza politica che si candida a governare il Paese per cambiare tutto, questa è un'occasione persa. Hanno scelto di non mettersi in gioco, la scelta più facile in questo momento. Le Olimpiadi potevano essere una prova di maturità per il Movimento 5 Stelle, che avrebbe avuto l'occasione di dimostrare che gli appalti pubblici si possono fare anche senza corrompere e rubare. Eppure nel 2012 aveva scritto: conosciamo l'obiezione, i precedenti disastrosi non sono un buon motivo per non fare le cose, giustissimo, ma sono un'ottima ragione per andarci coi piedi di piombo, almeno quando rischiare una montagna di denari pubblici non è proprio necessario come adesso. Naturalmente all'epoca si sprecavano gli studi che 4 anni dopo sono stati messi da parte, semplicemente perché? Perché qualunque decisione avesse preso la Raggi era sbagliata in partenza. Se la Raggi diceva di sì alle Olimpiadi, i 5 Stelle tradivano gli impegni elettorali e si schieravano coi palazzinari e col Partito del Cemento, quindi sbagliavano. Se la Raggi diceva no, come ha detto di no, dicono sempre di no, sono tristi, non sanno combattere la corruzione e non vogliono lo sviluppo della loro città. E le stesse cose hanno scritto tutti gli altri giornali, no? Pensate, Repubblica. No? Con Sebastiano Messina, quando la Raggi dice no, dice: scena imbarazzante, metodo incomprensibile, motivazione traballante senza un solo dibattito pubblico e senza aver sentito l'opinione dei romani, che veramente l'avevano eletta 6 mesi prima quando diceva le Olimpiadi non le facciamo. E poi soprattutto, attenzione, la stampa. Non c'è uno solo degli argomenti portati dalla sindaca che non possa essere contraddetto. Peccato che la stessa stampa 4 anni prima enumerasse tutti quei argomenti e dicesse che erano incontrovertibili. Ma c'è il rovescio della medaglia, perché c'era un'altra infrastruttura, l'unico grande cantiere dei prossimi 10 anni di Roma, sulla quale il Movimento 5 Stelle a Roma avrebbe dovuto decidere se dire sì o se dire no, visto che l'iter era già stato avviato dalle precedenti amministrazioni, Regione, Giunta Zingaretti, Marino, Giunta Comunale. Lo stadio della Roma a Tor di Valle. Anche qua io me li immaginavo i giornaloni che cosa stavano facendo in attesa che si decidesse sul sì e sul no. Avevano pronti 2 articoli. E poi uno mette dentro quello giusto a seconda della decisione che viene presa. Dicono sì, palazzinari. Dicono no, tristi, sempre no, mai sì. Mai sviluppo, mai occupazione, no al mattone pregiudiziale. E infatti, appena si profila un sì condizionato da un taglio drastico delle cubature, ecco il manifesto, i palazzinari. Il messaggero per il quale tutte le grandi opere del mondo sono bellissime, soprattutto quelle costruite da Caltagirone, fa un'eccezione, lo stadio della Roma. Perché il messaggero è contro lo stadio della Roma? Questo non lo so, non voglio fare processi alle intenzioni. Segnalo una coincidenza. Lo stadio della Roma lo fa Parnasi, storico rivale di Caltagirone. Io non so se voi, se qualcuno di voi ha visitato qualche periferia, ma di quelle proprio, quegli alveari dove non arrivano neanche gli autobus, dove non ci sono servizi pubblici, dove cattedrali nel deserto, sembrano dei nidi di vespe, no? Più che delle abitazioni. Quelli li ha fatti Caltagirone. Quelli sono belli, quelli sono l'ottava meraviglia del mondo. Come si chiama invece lo stadio della Roma, che nessuno ha ancora visto perché non c'è? Attenzione. Stiamo arrivando. Vabbè, ve lo dico io, ve lo anticipo. Si chiama Ecomostro. Le opere pubbliche si dividono in 2 categorie, quelle fatte da Caltagirone e gli Ecomostri.
E infatti cominciano a cavalcare improbabili pareri della soprintendenza, che ha addirittura detto che ha un valore storico, architettonico, archeologico meraviglioso, la tribuna dell'ippodromo di Tor di Valle, quella del film Febbre da cavallo. Uno lo vede e dice, ma che avrà sta tribuna? Boh, è un capolavoro, è come il Colosseo, non si può toccare praticamente. Viceversa, il velodromo, quello invece sì storico di Vigorelli, quello lo hanno polverizzato, scusate ma mi scrivono dal giornale per una cosa, il velodromo di Vigorelli, che quello sì era un capolavoro delle Olimpiadi d'Italia 60, quello lo hanno polverizzato ai tempi di Alemanno senza che la soprintendenza nemmeno se ne accorgesse, ma qui c'è questa meravigliosa tribuna di un ippodromo completamente in pieno di erbacce, di schifezze eccetera, che non si può toccare, e naturalmente il messaggero difende quel capolavoro architettonico di cui vi ho detto. Quel patto sul cemento che fa infuriare la base 5 Stelle, Raggi costretta a... poi c'è la polemica con l'assessore Berdini, che in un'intervista dice che la Raggi è l'amante del suo segretario generale Romeo, e dice al giornalista, scrivilo ma non dire che te l'ho detto io. Naturalmente la cosa viene registrata, viene messa online, quindi è ovvio che uno normale si dimette dopo aver fatto una vaccata del genere. E invece questa cosa viene spacciata come una epurazione perché Berdini non voleva lo stadio. In realtà Berdini lo stadio aveva dichiarato di volerlo, come peraltro voleva pure le Olimpiadi, ma di volere un taglio delle cubature di 200.000 metri quadri. Eccolo qua, lo stadio della Roma, il sì arriva se tagliano 200.000 metri quadri. La Raggi gliene fa tagliare 1 milione di metri quadri. Quindi la cosa di Berdini non c'entra niente con lo stadio. Ma naturalmente per alcuni giorni Berdini rimane lì a bagnomaria e quindi Raggi costretta a tenersi Berdini. Raggi non riesce nemmeno a liberarsi di Berdini. Nessun sostituto, la Raggi si tiene il traditore Berdini. Poi finalmente Berdini va via e allora... lascia l'assessore antistadio, la Raggi resta in mutande. Libero ha questa predilezione sempre per mutande, questi particolari intimi che vedremo dopo. Berdini lascia, Raggi ha scordato la legalità, lo stadio addirittura illegale secondo me. Berdini lascia, accusa Raggi, stadio sì, periferie dimenticate. La sindaca è la scelta scellerata, Sergio Rizzo. È tornato nemico delle opere pubbliche dopo aver parlato così bene di quelle olimpiche, che sono ovviamente lo stadio al cubo, perché lì di stadi ne avrebbero dovuti fare, velodromi, ippodromi, persino il curling avrebbero dovuto fare per far viaggiare le caffettiere, le teiere, quindi stadio dimezzato l'ecomostro, eccolo, questo è il messaggero. Anche loro sono costretti ad ammettere che effettivamente non è più il progetto originario, però ecomostro resta, ecco, questo non lo fa Caltagirone, quindi stadio Raggi vince, Roma perde, Grillo scopre il compromesso, e questo è brutto, no? Da parte di quelli che dicevano che i 5 Stelle non sanno fare compromessi perché dicono sempre di no, quindi due articoli, uno per il sì e l'altro per il no, e li si usa, tanto hanno torto a prescindere. E a questo proposito vi segnalo una cosa minore, insomma, che richiede poco tempo, ma che è molto interessante. 11 settembre 2016, ore 19.59, agenzia ANSA. Mentre l'Osservatore Romano tuona contro una capitale in stato di abbandono, la settimana più lunga di Virginia Raggi termina nella sua casa di Ottavia. Altra ANSA, 10 minuti dopo, ore 20.10. L'intenzione di dare forfè, giustificato da impegni personali, al Festival dell'Azione Cattolica organizzato in Vaticano, contribuisce a fornire l'immagine di una sindaca isolata e che continua a perdere i suoi sostenitori. L'affondo dell'Osservatore Romano, che descrive la capitale in stato di abbandono, la dice lunga anche sui rapporti tra Campidoglio e Santa Sede. Quindi l'Osservatore Romano se l'è presa a morte e ha scritto che la capitale è in stato di abbandono. Basterebbe leggere l'Osservatore Romano di quel giorno e uno non lo trova questo attacco dell'Osservatore Romano. Perché? Perché c'è un trafiletto in una pagina interna di 30 righe, anonimo, intitolato «Il maltempo causa una vittima in Puglia e paralizza Roma».
Dentro questo trafiletto sugli alberi che cadono per la pioggia a Roma e anche in Puglia, peraltro, c'è questo inciso. Pochi minuti di pioggia sono bastati per provocare la caduta di numerosi alberi, danneggiando alcune automobili e mettendo a serio rischio l'incolumità dei cittadini. Vediamo come questo trafiletto viene reso l'indomani dai grandi giornali. Caso Roma, la Chiesa accusa. L'Osservatore, capitale in stato di abbandono, Raggi salta all'incontro in Vaticano. La preoccupazione della Chiesa per la pioggia, no? Per gli alberi che cadono. Vedremo se sarà all'altezza l'albero. Caso Roma, la Chiesa accusa. Il Vaticano, Roma in stato di abbandono. Repubblica, Roma senza governo. Dall'Osservatore ai Vescovi le critiche dei cattolici, tutti, sono miliardi di cattolici nel mondo. Alla sindaca Raggi. Il Vaticano contro Raggi, Roma abbandonata, la sindaca da forfè. Dopo la pioggia. La grande fuga di Virgilio ancora cerca di assessori. La città paga lo sconto M5S. Raggi si apre un altro fronte, il Vaticano. Roma in stato di abbandono, il Vaticano bacchetta la Raggi. Dopo Galantino e Parolin, critiche anche dall'Osservatore. Il Vaticano scomunica la Raggi, c'è un qualcosa che di teologico, no? Un'eretica, un'ariana probabilmente, un protestante. Il Vaticano boccia la Raggi, il sindaco ombra. Chi l'ha vista? Raggi non c'è. Osservatore romano, Roma in stato di abbandono. Referendum. Il Vaticano scomunica la Raggi, anche qui. L'indomani in Vaticano dicono: ma quando cazzo abbiamo attaccato noi la Raggi? Sfogliano, l'osservano, non lo trovano. Cioè, deve essere quel trafiletto che ha scritto l'ultimo stagista sulla pioggia. Porca miseria, guarda te, non l'abbiamo notato. Cosa hanno interpretato? E allora, escono, naturalmente ci sono, se Sky che ha una rubrica fissa, Caos Raggi, no? C'è proprio una rubrica fissa che dura da mesi e viene tenuta tutti i giorni. Arrivano le smentite. Il Monsignore Angelo Becciu, sostituto capo della Segreteria di Stato, dice: non c'è nessuna intenzione di dare giudizi sull'operato della Giunta. Parlavamo della pioggia, anche in Puglia, tra l'altro. È giusto dare al nuovo sindaco di Roma, Virginia Raggi, tempo di lavorare e affrontare i problemi cronici della città che non possono dipendere dall'attuale amministrazione, ma che certamente devono trovare più presto una soluzione. Era questo quello di cui si occupava l'articolo. Allora uno dice: chiederanno scusa, no, per avere ingigantito quella frasetta con i titoli di apertura, prima notizia di tutti i grandi giornali e telegiornali. Assolutamente no. Infatti il giorno dopo non c'è traccia nelle prime pagine della smentita del Monsignore, perché sono già passati a menare la Raggi su un'altra cosa, e cioè sul fatto che ha una tutela, cioè che viene chiamata scorta, ha un vigile che la deve accompagnare perché, avendo subito delle minacce, la questura l'ha obbligata ad avere questo vigile che la porta su una utilitaria, peraltro abbastanza tristina, non certamente un'auto blu. Ecco, l'unico giornale che naturalmente a pagina 5 mette la cosa del Monsignore, il Messaggero, trafiletto: il Vaticano frena, ma Roma deve essere governata. Dopo gli attacchi di Galantino, Parolin e Osservatore, naturalmente nessuno, nessuno ci sono stati, però comunque vengono comunque confermati, la Santa Sede aggiusta il tiro. Quindi non sono loro che hanno ingigantito il nulla, ma è il Vaticano che, dopo aver sparato, aggiusta il tiro e fa retromarcia, no? Li abbiamo beccati col sorcio in bocca e adesso si ritirano dopo aver dichiarato guerra alla Raggi. E guardate che di questi esempi ce ne sono tantissimi, per questo vi dicevo che i giornali non vanno calcolati soltanto per le loro tirature, ma vanno calcolati per il fatto che quasi sempre l'apertura del telegiornale del giorno dopo, della giornata, è la stessa dei grandi giornali del mattino. Perché? Perché i telegiornali di notizie proprie non ne tirano fuori manco a pagarli, anzi a pagarli, visto che li paghiamo con il canone anche profumatamente.
Un altro tema su cui c'è da sbizzarrirsi è quello dei dati sull'economia, che sono più o meno attendibili come le estrazioni del lotto o cose di questo genere, hanno la stessa attendibilità. Recentemente sono usciti dei titoli fantasti, fisco 2016, anno di record, 19 miliardi rientrati nelle casse dello Stato, lotta all'evasione, recupero record da 19 miliardi, lotta all'evasione, incasso record, evasione recuperati 19 miliardi, di solito ogni anno ci dicono che vengono recuperati 15 miliardi di evasione, dai 14 ai 15. Naturalmente non sono miliardi recuperati, magari ci avremmo già la finanziaria fatta. No, sono i miliardi di evasione che vengono accertati, dopodiché bisogna andarli a prendere e di solito quando li si va a prendere si scopre che l'evasore è incapiente, in quanto risulta nulla tenente e se è un'impresa risulta o in pareggio o in perdita, quindi quei soldi non si riesce mai a recuperarli, di solito viene recuperato il 3-4% di quello che viene accertato, ma non è vero nemmeno che abbiano accertato un record di 19 miliardi, perché? Perché 5 di quei miliardi sono frutto della voluntary disclosure, e cioè del condono che è stato fatto sui soldi che erano stati esportati all'estero, soprattutto in Svizzera, e che sono stati fatti rientrare senza multe e in sostanza senza conseguenze penali, pagando semplicemente le tasse che erano state evase. Se togliete i 5 dai 19, scoprite che siamo in perfetta linea con l'accertato di tutti gli altri anni, ma questo calcolino molto semplice, naturalmente voi sui giornali non lo troverete. Questo forse è il mio titolo preferito di tutto l'anno. Più disoccupati, ma sale l'occupazione, e vai! Io lo trovo meraviglioso, scusate, ma... E la tragedia è che è vero, perché i numeri li danno così, è vero. Perché sale l'occupazione se aumentano i disoccupati? Perché sempre più gente ha smesso di cercare lavoro e si è rassegnata? È tutto l'anno che a ogni fine mese leggiamo Jobs Act, più tot occupati, Jobs Act, più tot occupati. E la gente dice, ma com'è possibile che noi non troviamo mai un posto di lavoro? Sei un miracolo. Più posti ma meno stabili. Lavoro in aumento i contratti stabili ma non per i giovani. Cosa vuol dire non per i giovani? Che il Jobs Act non c'entra niente, sono gli effetti della legge Fornero che mandando la gente in pensione più tardi aumenta l'occupazione tra gli over 50, che sono gli unici che aumentano. Mentre il Jobs Act ci avevano detto che serviva per trovare lavoro ai giovani, con contratti più flessibili, senza l'articolo 18, a tutele crescenti. L'unica roba che è cresciuta sono le fregature. Istat a gennaio 30.000 occupati in più, Eurozona. Per il PIL, ah, poi c'è il PIL. Il PIL stimato era ben sopra l'1% dal governo nell'ultima finanziaria. Poi purtroppo si è scoperto che è sotto addirittura l'1%, 0,9, mentre tutti i paesi europei, la cosiddetta eurozona, crescono in media dell'1,7%, cioè esattamente il doppio di noi. Noi la metà degli altri paesi dell'eurozona, ok? Persino la Grecia ci ha scavalcati ultimamente, quindi siamo passati ultimi. Come indorare questa pillola? Semplice. Facendo apparire che lo 0,9 non è niente male, perché è meglio di quando eravamo sotto zero. Per il PIL un aumento dello 0,9, incremento maggiore dal 2010, te credo, eravamo sotto zero prima, però nel frattempo abbiamo avuto il petrolio ai minimi, i tassi di interesse ai minimi, Draghi che pompava denaro, no, con il suo supercannone. Recessione molto diminuita,
Siamo usciti dalla recessione e il risultato è il topolino, mentre gli altri il doppio. Però è meglio di quando stavamo peggio. Beh, certo. E abbiamo nelle casse dello Stato 12 miliardi in meno perché nel frattempo li abbiamo dati alle imprese per incentivarle ad assumere la gente con contratti talmente sicuri che appena sono finiti gli incentivi sono già iniziati i licenziamenti perché adesso si può cacciare via la gente senza più la tutela dell'articolo 18. L'UE, l'Italia è ultima nella crescita, più tempo per correggere i conti, che cazzo c'entra, non si sa, però una notizia buona almeno nel titolo gliela mettiamo. Più 0,9 il PIL nel 2016, la crescita italiana meglio delle previsioni, chissà cosa speravano, no? Chissà cosa prevedevano, io mi ricordo quando Previti fu condannato a 7 anni e mezzo, commentò dicendo, dicevo peggio, pensavo peggio, disse, no? E uno dice, ti becchi 7 anni e mezzo e dici, chissà cosa pensavi. Evidentemente hai una percezione di te. Cioè, tu sai delle cose che noi non sappiamo, evidentemente. Se 7 anni e mezzo di galera ti sembrano pochi, cioè, pensavo peggio. È andata ancora discretamente, 7 anni e mezzo di galera. Ma di lusso proprio. Meglio delle previsioni. Non quelle del governo che aveva previsto di più. Sorpresa PIL, manovra bis meno dura. Sorpresa PIL, no? Si è svegliato una mattina 0,9, minchia! Sorpresona. PIL, crescita a un passo dall'1%. A un passo dall'1% vuol dire 0,9 sempre, eh? Però un passo dall'1% è meglio di 0,9. Infatti, quando vogliono fare i super sconti nei supermercati, mettono Lidl 9,99 euro. Poi purtroppo arriva il conto, dalla legge Biagi al Jobs Act l'occupazione resta al palo. In 13 anni, complice la crisi, la percentuale di chi è impiegato è sempre la stessa da 13 anni. E intanto abbiamo buttato un sacco di soldi per incentivi che non hanno incentivato nulla. Disoccupazione giovanile in calo, ma sale la quota di chi non cerca lavoro. Il che spiega il titolo comico dell'Unità. Il dato è che prima di mettere 12 miliardi in incentivi per far assumere i giovani, con il risultato di ottenere solo un aumento dell'occupazione dei over 50 in virtù della legge Fornero e non del Jobs Act e degli incentivi, noi abbiamo oggi, nel 2016, abbiamo avuto meno nuovi posti di lavoro a tempo determinato che nel 2014, quando non c'erano né il Jobs Act né gli incentivi, il che vuol dire che in tempo di recessione, senza il Jobs Act e senza gli incentivi, si creavano più posti di lavoro fissi di quanti se ne siano creati quando siamo usciti dalla recessione e abbiamo speso, se 12 miliardi di incentivi, abbiamo fatto il Jobs Act con l'abolizione dell'articolo 18. Nel 2014 i nuovi assunti a tempo indeterminato furono 1,19 milioni, nel 2016 sono stati 1,14 milioni, quindi di meno. Vi servono altre prove del fatto che questa politica purtroppo, va detto, non ha funzionato e ci è costata anche un sacco di soldi? Mi pare di no. Non mi pare che ne abbiamo trovato traccia sui nostri bei giornaloni. Altro punto, il caso Consip. Il caso Consip, permettetemi di dirvelo perché è un orgoglio per il nostro giornale. I giornali sono colpi di fortuna, spesso gli scoop. Ogni tanto scoprono una notizia che gli altri non hanno e noi eravamo tutti contenti alla vigilia di Natale quando abbiamo potuto informare i nostri lettori che c'era un'indagine importante che riguardava appalti truccati e tangenti nella stazione unica appaltante centralizzata per tutti gli acquisti della pubblica amministrazione. Quando parlo di pubblica amministrazione significa tutti i lavori e le forniture che si fanno nelle caserme, nel Parlamento, nei tribunali, nelle procure, nelle università, nelle scuole, eccetera, eccetera, tutto centrale nella sanità. Per evitare, si diceva, no, quella disparità di costo tra una siringa in Calabria e una siringa in Veneto.
In realtà, oltre a centralizzare gli appalti, hanno centralizzato anche le mazzette. E infatti la Consip è stata beccata dalla Procura di Napoli a truccare il più grande appalto d'Europa, un appalto da 2,9 miliardi, diviso in vari lotti con la L minuscola, alcuni dei quali interessavano molto a un grandissimo imprenditore napoletano, Alfredo Romeo, che è uno dei re del Global Service, cioè del servizio tutto completo, no? Pulizie, forniture, manutenzioni, eccetera, eccetera. Naturalmente però c'erano degli altri pretendenti e quindi, dato che lui era convinto che gli altri pretendenti fossero favoriti per ragioni politiche oppure per ragioni tangentizie, anche lui ha unto le ruote. Questo lo possiamo dire senza ombra di dubbio perché la tangente che lui ha pagato a un dirigente della Consip, Gasparri, nulla a che fare col Gasparri politico, è stata già confessata da Gasparri che l'ha restituita, erano 100.000 euro in alcuni anni, ed è stata sequestrata, quindi c'è proprio il bottino, c'è il sacco con i soldi dentro, è tutto sicuro. Però, indagando su questo e su altro, i magistrati di Napoli scoprono che Romeo si fa aiutare per introdursi alla Consip da uno strano soggetto, certo Carlo Russo di Scandicci, che è molto amico del papà di Renzi, che in quel momento è presidente del Consiglio e che ha nominato l'amministratore delegato della Consip, Luigi Marroni, e che quindi, insomma, forse passare attraverso la famiglia Renzi per entrare nelle grazie di questo Marroni non è una brutta idea. Intercettazioni, pedinamenti, a un certo punto si scopre che il papà di Renzi sa che c'è un'indagine, infatti si preoccupa, non parla più al telefono, non va più al bar a parlare con gli amici e quando deve incontrare qualcuno spegne il telefono, lo lascia a casa, va nel bosco e parla nel bosco. E poi si scopre che anche Marroni sa tutto dell'inchiesta. Infatti, 2 giorni dopo che gli piazzano le cimici nel suo ufficio e negli altri uffici della Consip, lui chiama un'azienda specializzata, fa bonificare gli uffici, i bonificatori trovano le cimici e le tolgono. Fine dell'inchiesta. Nessuno parla più, nessuno si lascia intercettare perché qualcuno li ha avvertiti. I carabinieri irrompono nell'ufficio di Marroni, gli dicono a brutto muso chi le ha dato la notizia che c'erano le cimici e lui balbettando comincia a fare i nomi e dice: prima mi ha avvertito il presidente della Consip, Ferrara, che mi ha detto che lo aveva avvertito il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale del 7. E poi io l'ho saputo anche dal comandante dei carabinieri in Toscana, generale Saltalamacchia. Marroni è toscano, è l'ex assessore alla sanità della regione Toscana. E poi l'ho saputo da Lotti. E lo sapeva anche Vannoni, chi è Vannoni, un ex Boy Scout, come Renzi, amicissimo della famiglia Renzi, che Renzi ha nominato presidente di Publiacqua, cioè la municipalizzata non solo di Firenze ma anche di un sacco di comuni all'intorno che si occupa dei servizi idrici. Tutti renziani, generale del 7, generale Saltalamacchia, Vannoni, Marroni, papà di Renzi, ci mancherebbe, Carlo Russo. L'unico che è un po' bipartisan perché paga tutti, anche in chiaro, anche ufficialmente, è l'imprenditore Romeo, che è un ex comunista che poi insomma è diventato democratico e non fa mancare niente. Il suo principale consulente è Bocchino, l'ex AN, ex Finiano, per dire, anche lui indagato. Questa è la storia che noi cominciamo a raccontare alla vigilia di Natale. Ci aspettavamo che insomma era appena nato il governo Gentiloni. Genticloni, perché è uguale al governo Renzi, a parte il Premier, è un paio di innesti. E
Lotti, da sottosegretario alla presidenza del Consiglio, è stato addirittura promosso ministro dello sport con delega all'editoria e al CIPE? Quindi, insomma, un ministro indagato di un governo appena nato, più il comandante generale dell'arma dei carabinieri, più il capo dei carabinieri della Toscana, il padre di Renzi che non si sapeva ancora che era indagato, ma già si sapeva che stava nelle vicinanze. Dell'avviso di garanzia doveva essere una notizietta mica da ridere. E infatti il giorno dopo, ecco i titoli. Lotti indagato, il PM mi ascolti. Renzi teme l'assedio di ex PD, grillini e procure. Avranno mandato i grillini o gli ex PD l'avviso di garanzia a Lotti? Mistero. Il Giglio Magico teme l'assedio delle procure. Repubblica, sembra il giornale tempi di Berlusconi, invece Repubblica, l'assedio delle procure. C'era una volta la giustizia orologeria e sembra ci sia ancora. Corriere della Sera. Orologeria de che? Era la vigilia di Natale, avranno voluto rovinargli il Natale, ecco, questa è orologeria. Si era appena tenuto il referendum, quindi semmai a orologerie si erano prima queste indagini del referendum, ma è arrivato dopo l'avviso di garanzia, evidentemente per il Natale. Però, rassicuriamoci, triathlon e scrittura, l'altra vita di Renzi. Renzi è sereno, triathlon e scrittura, curvo sul suo desco, come Leopardi. Scrivere il nuovo libro per Feltrinelli, anche perché non ha più un mestiere e quindi deve prendere l'anticipo. Sull'unità Stein la prende male, devo dire. Infatti la notizia non la dà, però fa un editoriale dove dice: il titolo suona la soffiata agli appalti e Papa Renzi. Lo so, è un titolo di prima del Fatto Quotidiano, giornale che in genere spara bufale a tutto spiano. Però quel Papa Renzi mi fa ugualmente sussultare. Che avrà fatto questa volta, mi chiedo. Continuo a leggere il titolo, Indagato il comandante dell'arma. Intanto per il lettore frettoloso che magari ha dato un'occhiata alla prima pagina, sorbendo un caffè al bar, la notizia è già arrivata. Il papà di Renzi è indagato in un qualche malaffare che riguarda il comandante dei carabinieri. Hai visto com'è perspicace Stein? Ha capito, no? Proprio così. È vero. Il nome di papà Renzi è affiancato da un personaggio non indagato e sottolineo non indagato di tutta l'inchiesta. Quasi tutti, come Travaglio ha mostrato sulla questione romana, no? Si esercitano, ma io non so come possa chiamarsi giornalismo una tale volontà di gettare fango su tutto e su tutti. Per sorridere un po', ripresento a pagina 5 una mia tavola pubblicata nel 2006 sempre sull'Unità, protagonista Travaglio, che è sempre lo stesso, gli altri nomi non li ho aggiornati tanto per rendere l'idea, e pubblica una vignetta, una tavola dove io appaio come un corvaccio. Il Beria Travaglio, Beria era l'inquisitore dei processi staliniani e questo è il regalo che mi fa per avere scoperto la notizia che Lotti è indagato e il padre sta per esserlo. Poi purtroppo la famosa bufala del fatto si fa strada ma va trattata con prudenza. Il primo giorno c'è Lotti, indagato non esiste. Sono a disposizione dei PM, ma se non sei indagato, perché sei a disposizione dei PM? Che ci vai a fare, no? Se non esiste, stai a casa tua. È Natale. Consip, Lotti, totalmente estraneo. Oggi interrogato Tiziano Renzi. Oibò. Interrogano Tiziano Renzi perché? Perché noi abbiamo scritto che c'entra, mica perché c'entra, però i magistrati, influenzati dal fatto, anche se sanno che non c'entra niente, lo interrogano lo stesso, così per dare un contentino al Fatto Quotidiano. Lotti, io indagato, non esiste, la procura mi ascolti subito. Aridaie, perché? Inchiesta Consip, indagato il padre di Renzi. Sono passati esattamente 2 mesi da quando l'abbiamo scritto noi. È arrivata anche l'Unità, 17 febbraio. Tardi, ma poi ci arrivano anche loro, eh. Consip Tiziano Renzi, giovedì dai PM.
A questo punto bisogna decidere cosa fa il governo, perché ha il comandante dei carabinieri indagato per rivelazione di segreti e favoreggiamento agli inquisiti dell'inchiesta sui trucchi per pilotare l'appalto più grande d'Europa. Il comandante dei carabinieri, non so se mi spiego. Il governo conferma il generale del 7 e i vertici militari. Non ci condizioneranno, l'ufficiale resta in carica, giusto, bravi. L'ira del governo sui PM, non ci condizioneranno, l'ufficiale resta in carica. Cosa volete che sia comandante generale dell'arma indagato? Comandante generale che è il capo dei carabinieri che stanno facendo l'indagine su di lui. Sate con quale serenità, no? Indagano l'appuntato, il maresciallo, eccetera, eccetera. Il comandante è indagato, non ci intimidirete, no? Vergogna, resta. Poi c'è un problemino, perché ad accusare Lotti ci sono Marroni, renziano, Vannoni, renziano. Tutti e tre in posti pubblici. Lotti ministro, Marroni presidente della Consip nominato dal governo di cui fa parte Lotti, confermato fino a prova contraria dal governo di cui fa parte Lotti, e Vannoni capo della municipalizzata Publiacqua, che sta sotto il sindaco renziano Nardella. Allora a quel punto uno deve decidere, o credi a Marroni e allora lo lasci al suo posto, ma se credi a Marroni vuol dire che Lotti ha fatto la fuga di notizie e allora cacci Lotti. Se credi a Lotti, il quale si ritiene calunniato da Marroni e Vannoni, non si sa perché quei due nominati da Renzi e dagli amici di Renzi dovrebbero calunniarli rovinandosi la carriera, però può anche essere che siano affetti da istinti suicidi, uno invece di tirarsi un colpo di pistola accusa direttamente quelli che lo hanno nominato e che possono cacciarlo da un momento all'altro e la fai finita, no? Però può anche essere. Però devi decidere, perché se hanno ragione Vannoni e Marroni, li tiene al loro posto e cacci Lotti. Se ha ragione Lotti, cacci Marroni e Vannoni. Non puoi tenere le tre persone negli stessi posti, più il comandante generale dell'arma, perché delle due l'una. O hai il comandante generale e il ministro dello sport che sono dei favoreggiatori di indagati e dei rivelatori di notizie segrete di indagine. Oppure hai due calunniatori che fanno il capo della Consip e il capo della Publiacqua. E non possono stare tutti insieme. Invece sì, stanno tutti insieme. È meraviglioso. Con naturalmente i giornali che attribuiscono al governo una volontà di far pulizia. Il governo decide di cambiare la D, cioè l'amministratore delegato di Consip, cioè Marroni, che naturalmente è al suo posto, mai cambiato. Veleni nel PD su Marroni, il Senato potrebbe sfiduciarlo, ma lui perché dovrei lasciare? Infatti non l'hanno sfiduciato. Lotti sfiducia bocciata e lui attacca Marroni. Chi mi accusa mente, quindi Marroni mente, lo lasciano alla Consip. E non lo denunciano, attenzione. Se no poi quello si incazza e magari racconta altro. Consip, Renzi attacca i PM, tante inchieste finite nel nulla. Consip, il governo blinda Marroni, che però deve tante risposte. E qui siamo alla comica finale. Non c'è più il caso Lotti, non c'è più il caso Marroni, non c'è più il caso del 7, non c'è più il caso Saltalamacchia, non c'è più il caso Vannoni. Che caso diventa tutto questo casino della Consip? Il caso Emiliano, signori. Scoppia il caso Emiliano. Che c'entra Emiliano? Emiliano è stato molestato anche lui da quel russo e dal padre di Renzi, che avevano in animo di fare un affare in Puglia. E cosa fa uno che vuole fare un affare in Puglia invece di fare un affare in Puglia? Chiede un appuntamento al governatore della Puglia, vedi mai che possa dare una mano. Si fa avanti Russo che vuole incontrare Emiliano, che lo incontra, e poi vuole fargli incontrare Tiziano Renzi, ma Emiliano non lo incontra.
Prima di incontrare Russo, che non ha mai visto né sentito, dato che Russo si spaccia per uomo della famiglia Renzi, amico di Lotti, della Boschi, eccetera, Emiliano manda un messaggio a Lotti e dice: ma c'è un certo Carlo Russo che mi vuole incontrare, che devo fare? E l'altro gli dice: incontralo perché è uno fortissimo e saranno 10 minuti ben spesi. Emiliano conserva questi messaggi ovviamente perché con tutti i casini che possono succedere è sempre meglio dimostrare, no? Chi ti ha raccomandato Tizio che tu hai incontrato, tra l'altro poi non concludendo niente perché hai interrotto i rapporti. E quindi naturalmente quando lo si scopre dalle intercettazioni che Russo ha cercato di una raccomandazione da Emiliano e che Lotti ha raccomandato Russo a Emiliano, i magistrati chiedono a Emiliano di portargli il telefono per acquisire ovviamente i messaggi e per interrogarlo su come sono andate le cose. Emiliano naturalmente, testimone di un fatto che non lo riguarda, si reca in procura. Ed ecco che il caso Consip diventa il caso Emiliano. Emiliano non può candidarsi alle primarie del PD perché è testimone nell'inchiesta Consip. Gli indagati restano tutti al loro posto, non sono un problema, ma se c'è un testimone è quello che deve levarsi dai coglioni. E onestamente non puoi fare il testimone. Come ti permetti di essere solo testimone? Scoppia il caso Emiliano. Irritazione per il comportamento del magistrato pugliese. Guerini, congresso nel rispetto degli altri, arriva un codice di comportamento. Ecco, non si va a testimoniare dai magistrati, vergogna. Che cose si nascondono? Repubblica, PM testimone e candidato, vergogna, avete visto, no? Gli indagati sì, ma i testimoni no. E così abbiamo liquidato anche il caso Consip, chi se ne frega, restano tutti al loro posto, l'unico che dovrebbe levarsi dalle palle è il testimone. Migranti. Ah, sui migranti le fake news o le vecchie balle si sprecano. Confrontate queste frasi. Prima frase. Il rimpatrio non è un tabù. Chi ha diritto all'accoglienza deve essere accolto, ma l'Italia non è il paese dei balocchi. L'Europa non può permettersi di lasciare che un paese faccia da sé. Occorre trovare una giusta via tra la paura da un lato e la superficialità e il cedimento strutturale al buonismo dall'altra. Chi ha diritto all'accoglienza deve essere accolto, ma l'Italia non è il paese dei balocchi. A ridargli, guardo alla sinistra di quest'Aula, non possiamo avere più paura del concetto di rimpatrio. Mi pare chiaro, no? Prima frase. Seconda frase. I profughi con diritto di asilo devono essere accolti in Europa e distribuiti uniformemente in tutti i Paesi membri. Chi è privo di diritto di asilo in questo momento storico deve essere espulso. Il termine espulsione non deve essere ricondotto alla destra, alla sinistra o alla xenofobia. La prima frase, 24 giugno 2015, è di Matteo Renzi. La seconda frase, 6 dicembre 2016, è di Alessandro Di Battista in un'intervista al Die Welt. Reazioni. La frase di Renzi è: finalmente la sinistra scopre il valore della sicurezza contro il buonismo dell'accogliamoli tutti, che invece non li possiamo accogliere tutti perché alcuni hanno diritto e altri no. Reazione alla frase di Di Battista. Fascista, lepenista, trumpista, leghista. Grillo ripete le stesse cose, Grillo come Le Pen, chiudere le frontiere, rimpatriare gli immigrati, il leader M5S fa asse con Salvini, Grillo cavalca la tigre populista, Movimento 5 Stelle, ecco i dissidenti sul Grillo antimigranti, non vanno confusi con il terrorismo. Il pentastellato parla da Le Pen. Linea dura sui migranti, così Grillo sfida Salvini e si prepara alle urne. E chi si ricorda di quello che aveva detto Renzi un anno prima? La stessa cosa. Tra l'altro il rimpatrio degli irregolari non è né una volontà di Grillo, né di Di Battista, né di Renzi. È scritta nelle leggi di tutta Europa, nelle raccomandazioni delle corti europee, nella legge Martelli dell'89, Turco-Napolitano
del governo Prodi del 96-97, della legge Bossi-Fini e di tutte le leggi degli altri paesi europei che ovviamente distinguono fra i profughi con diritto d'asilo, da guerre, carestie, eccetera, e i cosiddetti migranti economici che non vanno assolutamente disprezzati, ma che non hanno il diritto a restare se non hanno un lavoro. Certo, è la legge. Chi dice che vanno rimpatriati gli irregolari dice che bisogna applicare la legge. La vogliamo cambiare? Benissimo, la si cambi, ma fin quando non viene cambiata è inutile prendersela con chi dice che va rispettata. Bisogna prendersela con chi l'ha fatta e con chi non l'ha modificata. Che cosa succede però? Che ricomincia, dato che si avvicinano le elezioni e che molte persone sono infastidite da un'immigrazione che in Italia appare incontrollata, non per le sue dimensioni, che non sono spaventose, ma per il disordine con cui lo Stato gestisce gli immigrati. In Germania nemmeno li vedi. Perché? Perché hanno costruito migliaia di scuole di lingua tedesca e di mestieri, investendo 16 miliardi il governo Merkel e occupando un sacco di tedeschi che hanno trovato lavoro per insegnare un lavoro meno magari sicuro, meno stabile, ma un lavoro agli immigrati, e questi immigrati, se seguono queste scuole, ricevono un diritto provvisorio di stare in quel paese. E se poi la loro domanda di asilo viene bocciata, non vengono nemmeno rimpatriati allora, perché ormai lo Stato ha investito su di loro e quindi, se gli ha trovato un lavoro, li lascia sempre con il permesso provvisorio. Mentre invece, se poi il diritto d'asilo viene riconosciuto, questi ricevono il passaporto e tutti i documenti per diventare cittadini tedeschi. Da noi li lasciamo nei paraggi delle stazioni a bivaccare, non avendo niente da fare. Possono anche infastidire la gente. In tempi di campagna elettorale c'è la gara a chi fa il securitario, e la rassicurazione rispetto alla sicurezza è una cosa molto diversa, ma noi solo questa ci possiamo permettere, perché la sicurezza vera costa. La sicurezza vera significa investire dei soldi sia per i rimpatri sia per istruire e disciplinare quelli che ci teniamo. Cosa che noi non abbiamo mai fatto. E allora ricomincia la propaganda per la rassicurazione. Le nostre ronde di sinistra, la sicurezza non è un tabù. Addirittura le ronde piacciono a Repubblica. 100 profughi al giorno lasciano Milano. La sicurezza è di sinistra, ecco perché vogliamo i militari nelle strade di Milano. Parbleu, non è mica Salvini e nemmeno Grillo, è Giuseppe Sala, il compagno Giuseppe Sala, vuole addirittura i militari, cioè praticamente Milano in stato d'assedio. Cambiare politica sull'immigrazione, Sala sindaco di Milano al governo, peso enorme sui comuni. E avanti di questo passo. A fine anno, 31 dicembre, regalo di Capodanno. Più controlli e rimpatri, stretta del Viminale sui migranti irregolari. Sembra Di Battista e invece è Minniti, il nuovo ministro dell'Interno. Circolare ai prefetti, rintracciate gli illegali. Apriranno nuovi CIE per gestire l'emergenza. Vedete come viene annunciata come un evento positivo, benefico, no? Mentre prima era l'arrivo di Le Pen, di Trump in Italia. Queste sono belle cose. Via retate ed espulsioni, Minniti, CIE in ogni regione. Immigrati, pattuglie contro gli irregolari, stretta sui clandestini. Attenzione all'unità. Migranti, svolta su asili e rimpatri. La chiamano svolta quando la fanno loro, quando la fanno gli altri fascisti. Più espulsioni e più veloci. Il piano Trump anticlandestini. Questo non va bene, questo è di Trump, mentre invece quello di Minniti, che è uguale, no, questo va benissimo. Il PD si pente, riecco i centri di espulsione. Sicurezza, più poteri ai sindaci. Stretta sui migranti, arriva il DASPO per le città. Attenzione, ciliegina sulla torta finale, DASPO anche ai mendicanti. Tuteliamo le città d'arte. E così ci siamo liberati anche di questi straccioni che chiedono elemosina invece di andare, no, alla prima alla Scala o con la pelliccia o cose di questo genere. Fuori dai coglioni, DASPO ai mendicanti. Anche questa viene venduta come una cosa estremamente positiva, garantista soprattutto, perché noi siamo i buoni e gli altri sono i barbari. Intanto i barbari vengono condannati finalmente. Perché? Perché c'è una differenza sostanziale fra i clandestini e i profughi. Per un profugo che viene magari dalla Siria per fuggire
o alle bombe di Assad, chimiche o non chimiche che siano, e dall'altra parte per fuggire alle bombe dell'ISIS, o per fuggire alle bombe dei russi o degli americani o dei turchi che combattono l'ISIS. Immaginate la gioia di questi profughi che arrivano in Europa e vengono equiparati ai terroristi o ai clandestini. Dice, come? Noi stiamo scappando dai terroristi. Come possiamo essere terroristi? Eppure è quello che gli succede quando incappano in qualche leghista in Italia, per esempio, o in qualche lepenista in Francia, o in qualche nazi in Germania. Scappano dai terroristi, trovano finalmente rifugio e si sentono dare dei terroristi. Dice, ma che siete matti? Bene, finalmente è arrivata una sentenza. A Saronno la Lega aveva detto fuori i clandestini, 70 manifesti nell'aprile scorso, Renzi e Alfano vogliono mandare a Saronno 32 clandestini, vitto, alloggio e vizi pagati da noi, nel frattempo i saronnesi tagliano le pensioni e aumentano le tasse. Peccato che i 32 non fossero affatto clandestini, non avevano violato nessuna legge. Non restavano in Italia in violazione delle leggi, ma erano persone, ha stabilito un giudice, che non potevano considerarsi irregolari e non erano clandestini perché avevano chiesto allo Stato di riconoscergli la protezione internazionale da rischio di persecuzione nei loro paesi di origine. E quindi per quei manifesti c'è stata una condanna, ovviamente simbolica, non è che si finisce in galera per questo. Bene, Salvini ha cominciato a strepitare in tutte le televisioni, dire non si può neanche chiamare clandestino un clandestino, certo, ma quelli non erano clandestini. E dato che clandestino vuol dire che ha violato una legge, tu stai calunniando una persona accusandola di commettere un reato mentre è semplicemente uno che scappa da un paese in guerra. Ed ecco le fake news del giornale, è reato dire clandestino, censura buonista. I leghisti nei guai per uno striscione erano 70, non vogliamo clandestini e la giudice li condanna. Il carroccio di Saronno protestava contro l'arrivo di 32 immigrati in un convento di suore. Il tribunale lo multa di 14.000 euro. Gli stranieri si possono definire solo richiedenti asilo? No, sono i richiedenti asilo che si possono definire solo richiedenti asilo. Gli altri li puoi definire irregolari se vuoi, ma i richiedenti asilo si chiamano richiedenti asilo, non clandestini. Vietato dire clandestino, Lega condannata, Salvini siamo alla follia. Ma dato che siamo in tema di garantismo, qui andiamo proprio a volo d'uccello, perché andiamo verso la conclusione. Faccio vedere così. La provvista da 90.000 euro è la pista che porta alla compravendita di voti. Raggi, le due polizze vita, ma io non mi dimetto, Romeo, un gesto di stima, la procura non c'è reato. Teniamo a mente. Due polizze a suo favore, IPM non c'è reato. Teniamo a mente. Raggi, la procura accelera, l'ipotesi di giudizio immediato. Immediato 26 gennaio, siamo ad aprile, era talmente immediato che non c'è stato nessun giudizio, quindi era un giudizio rallentato, direi, più che immediato. Niente archiviazioni, il sindaco va verso il giudizio immediato. Il bivio di Raggi, ammettere la bugia col patteggiamento o rischiare il posto? L'ipotesi che una possa anche essere innocente non è contemplata, sono solo due strade, o patteggi o rischi il posto, via. Raggi rischia il giudizio immediato. Raggi, PM puntano al giudizio immediato. Ipotesi patteggiamento. Ecco, potrebbe patteggiare la pena, cioè confessare immediatamente. Raggi, trattativa sul patteggiamento. Sta trattando addirittura, pensate, sul patteggiamento, che sarebbe il suicidio ovviamente, perché se una patteggia ammette la colpa, dopodiché si deve dimettere immediatamente, no? Raggi terrorizzata dalle manette, ecco, potrebbero arrestarla da un momento all'altro. La Raggi teme l'arresto, c'è aria di autosospensione. Raggi sotto assedio, tratta con la procura sul patteggiamento. Allora deve essere vero, lo scrivono già in due. La trattativa con i PM per patteggiare in aula.
Lo scenario, rinvio a giudizio oppure condanna. Ecco le ipotesi di fronte a Virginia. In realtà è una sola, perché per condannarla prima bisogna rinviarla a giudizio, no? L'altra ipotesi sarebbe assoluzione, ma non è contemplata. Raggi, la procura accelera verso il giudizio immediato. Drammatico interrogatorio Fiume, vicina l'accusa di corruzione, siamo lì lì, arriva adesso. Era talmente vicina che era il 2 febbraio, siamo a aprile, si è vista nessuna corruzione. Polizza segreta, sarebbe divertente se fosse una puntata di House of Cards. Cade un'altra pedina, la scia dei quattro amici porta al ruolo di Di Maio, mai indagato. Sicuramente tra i Correi c'è Virginia Raggi. Le polizze di Romeo violano le norme antiriciclaggio. Il PM ha detto che non c'è reato, però violano. Il sospetto, le polizze per scalare M5S. Uno mette una polizza sopra l'altra e scala il Movimento 5 Stelle. Il giallo del conto, spunta la pista dei fondi elettorali. Finisce come in un mesto déjà vu di una stagione lontana, quella della Milano di mani pulite. La sindaca Raggi, passata la mezzanotte, piegata da un interrogatorio Fiume, lascia un ufficio della direzione anticrimine della Polizia di Stato, dove è entrata con il sole. Come ai tempi di Mani Pulite, quindi ci sono tangenti, voi capite, no? Robe da pazzi. L'ombra dei voti comprati dietro le polizze. Uno fa una polizza, e poi piglia la polizza e compra dei voti, no? È ovvio. Virginia dovrà scegliere se ammettere il falso o l'abuso. Ecco, non si scappa proprio, cioè... Dire non c'entro niente non è possibile, non è neanche immaginabile. Dalle nomine ai soldi della cricca, castello di accuse contro la sindaca. Vedremo come andrà a finire questo processo, ma per il momento non abbiamo avuto né patteggiamenti. L'avvocato che trattava il patteggiamento, mentre trattava alla Procura di Roma, era in Val Gardena a fare la settimana bianca. Però anche di là trattava alla grande. C'è un piccolo post-scriptum su questa vicenda, e cioè a un certo punto quattro giornali escono con le chat di Di Maio e la Raggi, che parlano di Marra. Non ve la faccio lunga, ma Marra è il dirigente che prima viene nominato dalla Raggi vice capo di gabinetto della sua giunta e poi, dopo molte insistenze perché aveva lavorato con Alemanno, viene spostato a capo del personale e poi a metà dicembre viene arrestato perché quattro anni prima, ai tempi di Alemanno, si era fatto regalare una casa da un costruttore Scarpellini e quindi è stato arrestato per corruzione. Dato che bisogna capire perché la Raggi si teneva Marra, e la Raggi non basta, bisogna alzare il tiro, allora si deve sostenere che anche Di Maio difendeva Marra. Qual è il problema? Che Di Maio, notoriamente, lo sanno tutti, Marra non lo voleva nemmeno vedere. Lo ricevette perché Marra voleva accreditarsi presso di lui, lui lo liquidò e continuò a dire alla Raggi che lo doveva mandare via. La Raggi resistette perché non c'erano indagini in quel periodo su Marra, non c'erano ragioni per non farlo lavorare, visto che è un dirigente comunale come tanti altri, in un comune che ha 98 dirigenti, di cui 54 indagati. Cioè il comune di Roma ha 54 dirigenti indagati su 98. Marra era uno dei pochi non indagati in quel periodo. Quindi lei diceva se non li facciamo lavorare nemmeno quelli che non sono indagati, cioè con chi facciamo le cose, no? Però Di Maio non lo voleva. Non lo voleva perché lo riteneva troppo influente e quindi in grado di influenzare le scelte della sindaca e quindi anche nelle chat continuava a dirle mandalo via, spostalo perché vice capo di gabinetto è un ruolo troppo centrale. E lei cosa rispondeva? Ho fatto un interpello a Pignatone, cioè al procuratore, se Pignatone mi conferma che non ci sono indagini su Marra io non ho motivi per non farlo lavorare. In questa fase si inseriscono queste chat che a un certo punto trovate dai PM nel telefono di Marra, vengono pubblicate da quattro giornali in contemporanea. Solo che invece di essere pubblicate integralmente,
vengono un po' tagliuzzate come conviene. Guardiamo i titoli. Di Maio scrisse alla sindaca: Marra servitore dello Stato. L'SMS di Di Maio a Raggi: Marra servitore dello Stato. In TV il vicepresidente della Camera aveva detto: volevo cacciarlo. Bugiardo. Repubblica a fotocopia. M5S, le chat che smentiscono Di Maio. Scrisse a Raggi: Marra è uno dei miei. Inizia l'articolo così: Luigi Di Maio ha mentito su Raffaele Marra, diceva che lo voleva cacciare e invece lo difendeva, lo definiva addirittura servitore dello Stato. Di Maio, garante di Marra, la prova è nella chat: lui è uno dei miei, un servitore dello Stato. Quindi Di Maio dice non solo che è un servitore dello Stato, ma addirittura uno dei suoi, non della Raggi, dei suoi di Di Maio. Messaggero: Di Maio rassicurò la Raggi, Marra servitore dello Stato. Spunta un SMS al sindaco per la riconferma del fedelissimo, aveva detto volevo cacciarlo, bugiardo. Qual è il problema? È che la chat, se uno la pubblica interamente, rivela esattamente che Di Maio ha detto la verità in televisione, lo voleva cacciare. Che cosa dice la chat? La chat dice così: Di Maio alla Raggi. Quanto alle ragioni di Marra, lui non si senta umiliato, è un servitore dello Stato. Sui miei il movimento fa accertamenti ogni mese. L'importante è non trovare nulla. Perché risponde così? Perché la Raggi gli ha detto: aspettiamo la risposta di Pignatone su eventuali indagini su Marra e poi decidiamo. Purtroppo la frase aspettiamo Pignatone sparisce dalla chat che viene riportata dai quattro giornali all'unisono. Perché? Perché Di Maio dice alla Raggi: Pignatone cosa ti ha detto dopo che gli hai inoltrato il suo nominativo di Marra? In ogni caso, nella riunione con me, Marra non mi ha mai chiesto se andare in aspettativa o meno, semplicemente mi ha raccontato i fatti, io l'ho ascoltato perché tu me lo avevi chiesto, sono rimasto a tua disposizione, non sua, e penso che nel gabinetto non possa stare, perché ci eravamo accordati così. E la Raggi dice a Di Maio: Pignatone mi risponderà quanto prima, e Di Maio risponde alla Raggi: quanto alle ragioni di Marra, aspettiamo Pignatone, poi insieme allo staff decidete, decidiamo. Lui non si senta umiliato, è un servitore dello Stato, sui miei il movimento fa accertamenti ogni mese. L'importante è non trovare nulla. Qual è la traduzione di questa scambio di pareri? Di Maio vuole cacciare Marra dal gabinetto, la Raggi dice aspettiamo Pignatone, Di Maio dice va bene, aspettiamo Pignatone, ma dia Marra che non deve sentirsi umiliato se facciamo controlli su di lui, perché sui miei facciamo accertamenti ogni mese e quindi li possiamo fare anche sui tuoi. L'importante è non trovare nulla, né sui tuoi né sui miei. Vi pare possibile che questa frase venga trasformata Marra è uno dei miei? Ha detto esattamente il contrario. Ha detto facciamo accertamenti sui miei e quindi non si senta umiliato se facciamo anche accertamenti sui tuoi, cioè su di lui. Scrisse a Raggi: Marra è uno dei miei. Le chat smentiscono Di Maio. Basta tagliare quell'aspettiamo Pignatone per trasformare una posizione contro Marra in una posizione pro Marra. Il Corriere purtroppo si tradisce perché mette i puntini di sospensione al posto della frase tagliata. La domanda qual è? È perché tre giornali tutti insieme decidono di pubblicare la stessa chat togliendo la stessa frase aspettiamo Pignatone. Sono stati ispirati dallo Spirito Santo che gli ha insufflato lo stesso taglio a tutti e tre, o si sono messi d'accordo perché questa versione che loro intendevano accreditare non poteva essere suffragata dal testo che diceva esattamente il contrario? Questo io non lo so e, come ho detto, non voglio fare i processi alle intenzioni, ma certamente questo è un fatto piuttosto sconvolgente sul modo di fare informazione, soprattutto perché appartiene a giornali che ce la menano tutti i giorni con le fake news degli altri. E a questo proposito non c'è solo Luigi Di Maio che si chiama Di Maio, c'è a un certo punto entra nelle cronache politiche una certa Beatrice Di Maio. Non so se qualcuno di voi se lo ricorda, ma un giorno noi scopriamo, leggendo la stampa di Torino, era novembre, che Palazzo Chigi, cioè Lotti, aveva denunciato i tweet pro 5 Stelle di una misteriosa Beatrice Di Maio. Chissà chi si cela dietro
a quel nickname. L'articolo è molto fantasioso, è una specie di romanzo giallo nel quale si fa accenno ai rapporti tra la Casaleggio, Putin, la Spectre e altre entità terrificanti che producono fake news sui social a favore dei 5 Stelle. E fa tutto questa Beatrice Di Maio. Beatrice Di Maio diventa specie di ragioniera del crimine proprio, la cyber propaganda pro 5 Stelle. Palazzo Chigi denuncia l'account, algoritmi, connessioni, false notizie e diffamazione. E fin qui va bene. Si pensa che questa sia una dei tanti fanatici che girano sul web. I giornali riprendono ovviamente questo scoppone, 5 Stelle è la struttura che manipola il web, un attivista querelata, era già sicuro che la Beatrice Ma era un attivista dei 5 Stelle, querelata per diffamazione a Palazzo Chigi, il sospetto che dietro si celi un team della Casaleggio, uno dei tanti team della Casaleggio. Propaganda è virale, la nuova frontiera politica e commerciale in Russia e negli USA, quindi abbiamo addentellati a livello planetario Beatrice Di Maio tra Putin e Trump. E Grillo in mezzo, cyberpropaganda, scontro M5S e PD. Perché quando poi uno dice guardate che non è vero, noi non c'entriamo, la mettono scontro, no? Come se uno vede per la strada un tizio che mena un altro, per esempio uno picchia un handicappato, dice scontro fra un handicappato e uno che lo menava. Per pareggiare il conto, guerra sui tweet di Beatrice Di Maio, la cybertecnica per la propaganda, un tweet, mafiosi, e Lotti denuncia, nel mirino la campagna del Movimento 5 Stelle, quindi è del Movimento 5 Stelle sicuramente la Di Maio. Notizie false, pro Cremlino sui siti della galassia 5 Stelle, che le serra riprende, Gianni Riotta dice che è una roba molto grave da chiarire, soprattutto per un partito ligio alla trasparenza. Sapete chi era Beatrice Di Maio? La moglie di Brunetta. Lo confessa in un'intervista a Franco Bechis di Libero, qualche giorno dopo. Renato non ne sapeva nulla, ma l'ex ministro è orgoglioso di lei. Più che arrabbiato, è orgoglioso della moglie. Beatrice Di Maio, l'attivista dei 5 Stelle, ma anche un po' di Putin e della cyberpunk, un po' di Trump, eccetera, è la moglie di Brunetta, che naturalmente è di Forza Italia, esattamente come Brunetta, e che si divertiva a sparare cazzate, come fanno in tanti, sul web. Adesso però l'hanno addirittura nobilitata perché è diventata una produttrice di fake news. A questo punto uno... La stampa da cui è partito tutto magari dovrebbe dire ci eravamo sbagliati, abbiamo fatto... Può capitare, guardate che i giornali sbagliano, scrivono tutti i giorni, non è il problema degli errori. Quando fai un errore chiedi scusa, hai tutti gli strumenti, no? Lo puoi fare, hai il giornale, esce tutti i giorni e come escono tutti i giorni magari delle cose imprecise, quante volte è capitato a noi, il giorno dopo chiedi scusa, prima ancora che te lo chiedano di chiedere scusa. Invece, quando viene fuori c'è la moglie di Brunetta dietro i tweet a favore dei 5 Stelle, ma la rivelazione non placa le polemiche tra il Movimento e il PD, eh? Esce questa noticina intitolata Il Punto sulla Stampa, quella dove uno si attenderebbe qualche scusa. Il 16 novembre la Stampa ha dato una notizia, rivelando che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Lotti, aveva presentato una denuncia avendo riscontrato elementi di diffamazione nei tweet dell'account Beatrice Di Maio. Siamo venuti a conoscenza della storia, abbiamo accertato che fosse vera e solo a quel punto l'abbiamo pubblicata. Stop. Tutto il resto, a partire dalle accuse tra Movimento 5 Stelle e PD, dove la stampa non c'entra niente, attiene alla polemica politica, sempre più alta 9 giorni dal referendum, ma non mette in discussione la notizia. Come non mette in discussione la notizia? Avevate scritto che c'erano addentellati possibili con la Casaleggio, con la comunicazione dei 5 Stelle, con le fake news putiniane, eccetera, eccetera, e adesso dite che è frutto della polemica tra il PD e i 5 Stelle. Ma abbiate l'onestà intellettuale di dire abbiamo preso una cantonata perché ci siamo fatti accecare dal pregiudizio. E invece niente, stop, è tutta una polemica tra il PD e i 5 Stelle. Noi non c'entriamo, è scontro.
Una sottocollezione della mia collezione di cazzate. Sì, è una cartellina particolare, io ho fatto anche una rubrica, ogni tanto la alimentiamo, ma è inesauribile. È Colpa di Virginia. A Roma ci sono problemi enormi, la Giunta Raggi ha fatto un sacco di vaccate, piena di difetti, non ha ancora completato la squadra, insomma, disastri su disastri, quindi non certamente questo è il tema, le critiche a quell'amministrazione sono sacrosante e non sono mai troppo poche, non sono mai troppe, scusate. Ma a un certo punto ha preso piede la tendenza a trasformare la Raggi nella colpevole di qualunque cosa accada sotto il cielo di Roma e anche fuori. E allora io colleziono così, Colpa di Virginia. Per esempio, una delle cose che si dicono è che la Raggi è di estrema destra, destraccia, roba brutta. Anche se lei ha sempre detto di avere votato, il partito più a destra che ha votato è stato Di Pietro e poi i Verdi. Però è passata questa cosa che è di destra, anche se ha fatto la giunta più di sinistra che si ricordi, perché Verdini era un urbanista, prima che dicesse quelle cose, un urbanista che nessun sindaco di sinistra aveva mai osato prendersi e l'ha preso lei. Il suo attuale vice sindaco Bergamo viene da sinistra, praticamente da bambino giocava a casa di Enrico Berlinguer, tanto per dire, però destraccia, brutta. Perché? Perché si è laureata con l'avvocato San Marco che poi per un certo periodo ha domiciliato il suo studio presso lo studio Previti e quindi lei è diventata da praticante legale dello studio San Marco una fan di Previti, secondo questa leggenda. E lei ci ha messo del suo, omettendo nel suo curriculum di avere lavorato lì, dove non c'era niente di male ad aver lavorato lì, visto che sapete che cosa fanno i praticanti legali, certamente non decidono le strategie di uno studio legale, portano le borse e vanno a fare le fotocopie. Quindi la Raggi è di destra, infatti quando protestano i tassisti, la Raggi sta con i fascio taxi. A Roma c'è un nuovo, non so se siete di Roma, voi sono varie cooperative, Samarcanda, poi c'è fascio taxi, pronto fascio taxi, faccetta nera, e proprio c'è una cooperativa, fascio, e con chi sta la Raggi? Con fascio taxi, proprio sono così. Perché aveva solidarizzato con la protesta dei tassisti contro il famoso emendamento infilato dalla Lanzillotta di notte per rendere carta straccia le licenze che questi lavoratori, che poi sono in gran parte anche loro dei lavoratori senza nessun problema. Saluti romani e violenza ai tassisti che piacciono a Raggi. Dopodiché è intervenuto Fassina e ha detto rivendicazioni giuste, qualche infiltrato non le fa venir meno. Anche Michele Emiliano ha solidarizzato con i tassisti, cioè con i fascio taxi, però Fassina, dire che Fassina è di estrema destra faceva un po' ridere. Però questa storia, no, della destra estrema, guardate questa equazione di Steiner sull'unità, Grillo, Farage, Trump, svastica. È una cosa così tranquilla, da Grillo alla svastica. La Raggi ha ricevuto il plauso della destra più nera e affarista di Roma, nonostante che abbia detto, sostenuto anzi, di aver sempre votato a sinistra. E poi abbiamo destra da tutte le parti, è già pronta un'alleanza con Salvini e Meloni. Dopodiché nomina il nuovo vice sindaco, Bergamo. Passa il compromesso, Bergamo diventa vice da Veltroni a Raggi. Strano, invece di prendere Previti ha preso uno che arriva dalla giunta Veltroni. Al posto di Muraro, assessore all'ambiente Montanari, ancora più di sinistra di Coso. Il debutto di Montuori, Raggi pesca a sinistra, anche quello all'urbanistica, un altro di sinistra ha preso, però destraccia brutta. E infine, questa è meravigliosa, Raggi sceglie il bike manager anti-M5S, il neodelegato alle piste ciclabili, anzi alla ciclabilità, come si dice oggi. È uno che era anti 5 Stelle, quindi uno dice bene, no? Evidentemente l'avrà preso perché è bravo, perché c'ha un curriculum e chi se ne frega se criticava i 5 Stelle. E invece no, è una cosa brutta. Tanto più che l'attivista dei ciclisti è dichiaratamente un uomo di sinistra vicino a Stefano Fassina,
per il quale si è speso anche in campagna elettorale, ma perché è autore di critiche feroci nei confronti del Movimento 5 Stelle. Quindi li piglia tutti di sinistra, però è di destra. Non vi dico quando hanno fatto l'albero in piazza all'altare della patria per Natale, l'albero più brutto della storia, che brutto quell'albero, cambiate quell'albero. Il Capodanno, chi doveva organizzare il concertone di Capodanno ha chiesto i soldi, era lo sponsor. A Roma sono abituati così, se fai lo sponsor di una manifestazione chiedi i soldi al comune. Loro non erano preparati, hanno detto scusa ma lo sponsor ce li dovrebbe dare i soldi, non chiederceli. E quindi è saltato il concertone per quel motivo. Polemiche infinite, non sanno neanche fare il concertone, vergogna. I botti così brutti, i botti brutti come l'albero, una cosa tristissima. Non ne azzeccano una. La Raggi fa i soldi con le vacche. Per far quadrare i conti mette all'asta le mucche. Non è un doppio senso, dice Feltri, che ha la coda di paglia, diciamo. Ma l'idea migliore che la signora ha avuto da che gestisce la capitale. Dai tuberi ai bovini, che minestrone. Editoriale, i depensanti. Repubblica trova che la notizia ha il suo valore, ma non la dà così grossa. La mette in cronaca, il Campidoglio punta a fare cassa all'asta 400 tra vacche e pecore. Poi si scopre che non è vero niente. Allora come titolano? Controordine, le mucche del Campidoglio non si vendono. Non era vero niente, però è come i vescovi, no, che fanno retromarcia dopo avere sparato sull'Osservatore Romano. Questa è molto bella anche. Dietro front di Raggi, revocato l'incarico alla dirigente inquisita. Cioè lei ha nominato una dirigente. Poi è andata da Pignatone e ha detto, ci sono mica indagini su questa che vorrei nominarla dirigente? E la procura ha detto, sì, ce n'è una, e lei l'ha revocata. Una cosa che se la facessero tutti non avremmo inquisiti né al governo, né al Parlamento, né negli enti locali, eccetera. Come trasformare questo comportamento virtuoso in un comportamento vergognoso? Definendolo dietro front di Raggi, revocato l'incarico alla dirigente inquisita. Doveva promuoverla. No? Invece gliel'ha revocato dietro fronte. Ma non è il migliore dei titoli, il migliore è questo. Incarico a indagata per corruzione. Raggi scivola su un'altra nomina. Ma l'ha revocata, però è dietro fronte. Raggi, ennesima gaffe, costretta a revocare la dirigente inquisita. Se la teneva, come fanno tutti gli altri, era un colpo proprio di immagine meraviglioso. Sky licenzia gente perché sposta il telegiornale da Roma a Milano. Di chi è la colpa? Mica di Murdoch. Della Raggi, declino Roma in diretta TV, dopo Sky, Rai a Milano, è la Raggi che non li trattiene. Perse 1000 imprese negli ultimi 5 anni, la Raggi è arrivata da uno, colpa sua, ad abbondanza, tutti e 5 gli anni. Ora scappa a Milano anche Sky TG24, a Roma il lavoro è sempre più povero. Per forza, c'è la Raggi. Sistina, c'era una volta la strada felice. In via Sistina c'era una certa felicità una volta, 2 esercizi commerciali hanno chiuso a gennaio, uno si è trasferito, la presidente dell'associazione di via Sistina, da anni qui è solo degrado, la metamorfosi di una via che ha perso la sua identità, Lisio, tessuti d'arte, ho scritto alla Raggi, mai avuto risposta, ecco la colpa di via Sistina, chiudono 2 negozi, è colpa della Raggi che non va a fare shopping nei negozi di via Sistina e quelli chiudono, poveretti. Roma senza anima alla luce del LED. Adesso si lamentavano perché c'erano un sacco di parti di Roma non illuminate, stanno rinnovando ovviamente con il LED. Brutte, brutto il LED. Triste, Roma senza anima alla luce del LED. Meglio spendere il doppio in modo che così ne illumini metà. Il venerdì nero degli alberi, ferite e danni. Di chi è la colpa? Della Raggi, naturalmente. Ma la Raggi è anche una mantide religiosa, proprio una mangiatrice di uomini, infatti. La patata bollente, signori, la vita agrodolce della Raggi, la sindaca di Roma nell'occhio del ciclone per le sue vicende comunali e personali. La sua storia ricorda l'epopea di Berlusconi con le olgettine, solo che lei rappresenta tutte le olgettine in una sola persona, voi capite? È la parte per il tutto, la Raggi. Le polizze e la Raggi erano solo sentimentali.
relazione personali, raggi travolta dal gossip, grillini da cronaca rosa, ma anche giornali seri, mica solo il giornale Libero, quella stampa umoristica, ma lei e Romeo sono amanti, l'affare si ingrossa, titola ancora Libero dopo la patata bollente, questo stellavversione diciamo è per la parità di genere, no? Dopo la patata bollente, l'affare si ingrossa, è l'amante di Romeo. Batti a nascondere, no? A questo punto che devi fa? Batti a nascondere. Attenzione, la verità. Una Forrest Gump con la fama di Mantide, signori. La politica imbruttisce chi fa come la Raggi. Lontani i tempi in cui poteva andare in giro a fotografare le buche. I zigomi sporgenti e i cerchi neri sotto gli occhi testimoniano notti insonni. È l'ombra della donna che era. Eppure racchia, ecco, questo ergastolo. Chiudiamo in bellezza con un caso che riguarda il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano nel 2010-2011, aspettate, ultima risposta al mio giornale, mi chiedono cose. Eccoci. Pubblichiamo nel pieno del casino Olgettine, Berlusconi, Cene Eleganti, Rubi, eccetera, eccetera, una notizia che non è di derivazione giudiziaria, ma è di derivazione politica. Un nostro cronista politico, che fa tutti i giorni le vasche in Parlamento, in transatlantico, parlando con questo e con quello, a un certo punto si avvicina a un capannello di berlusconiani proprio del cerchio ristretto, e li sente parlare di intercettazioni in arrivo dalla Procura di Bari. Sapete che la Procura di Bari si occupa di una parte del grande mignottaio berlusconiano, quella che è pertinente a Giampi Tarantini, uno dei tanti procacciatori di ragazze del Cavaliere, poi c'era Lele Mora, poi c'era Emilio Fede, poi c'era la Minetti, poi c'era la Began. Per un certo periodo ci fu questo Giampi Tarantini, che era uno, insomma, che forniva materiale tipo la D'Addario, per esempio, e veniva dalla sua scuderia. E quindi naturalmente ci sono un sacco di intercettazioni, non sui telefoni di Berlusconi, perché Berlusconi non è mai stato intercettato, sui telefoni di Tarantini e degli altri, nonché delle ragazze, e anche non ragazze, perché alcune erano piuttosto mature. Questo capannello di berlusconiani è terrorizzato perché corre voce che in quel periodo Berlusconi solesse chiamare Angela Merkel culona inchiavabile. E si temeva che, dato che lo faceva anche al telefono, una di queste conversazioni, non so, magari che abbia chiamato Tarantini dicendo: ho appena visto la culona inchiavabile, non ti dico, meglio la D'Addario, no, per dire cose così. Temevano che fosse finita nelle intercettazioni questa immortale definizione della Merkel, che loro dicevano che Berlusconi usava anche con loro, e quindi ovviamente dicevano: pensa se l'ha detto pure a Tarantini, siamo spacciati. Restava giusto la Germania, che non ci aveva ancora dichiarato guerra, per le cazzate che questo andava raccontando in giro per il mondo, quindi perdiamo pure la Merkel e siamo fottuti. Mancava poco alle risate Merkel-Sarkozy, che poi lo avrebbero giubilato definitivamente. Naturalmente, quando ci porta questa notizia, noi che cosa facciamo? Facciamo subito verificare dai nostri cronisti giudiziari se per caso nelle intercettazioni di Bari c'è qualcosa di simile a quello che paventavano i berlusconiani in quel capannello.
E invece i nostri colleghi che lavoravano sull'indagine di Bari ci dicono che nelle carte depositate dai magistrati, che non sono tutte le intercettazioni ma sono solo quelle penalmente rilevanti, non c'era alcun accenno alla culona di cui sopra. E quindi restiamo in stand-by. Immaginate con quale disappunto, nel senso che è una notizia molto divertente il fatto che il Presidente del Consiglio in carica chiami la cancelliera tedesca culona inchiavabile, no? Quindi la teniamo comunque d'occhio la notizia, no? Perché sia mai che ce la frega qualcun altro. C'è anche un po' di divertimento nel nostro mestiere, non è che possiamo farci due palle così dalla mattina. La culona inchiavabile piaceva, però non avendo conferme. Passano i giorni e il collega dice, ma guarda che non fanno altro che parlare di quello, tutto il suo entourage più ristretto parla solo di sta culona inchiavabile. Allora a quel punto tagliamo la testa al toro e diciamo, ma non c'è bisogno di pubblicare un'intercettazione per dire che lui ha detto, noi possiamo semplicemente dire che in Parlamento questi invece che di governare si stanno occupando di come parare l'eventuale uscita di telefonate che manco loro sanno se esistono sulla culona inchiavabile. Pensa in che mani siamo, perché loro erano sicuri che lui la chiamava la culona inchiavabile, temevano ma non erano certi che fosse stato pure intercettato mentre lo diceva a Tarantini. Nei loro conversari sulla diplomazia internazionale, Tarantino è uno dei più ascoltati consiglieri diplomatici, ovviamente, con la feluca, no? Per cui scriviamo, ma un trafiletto grosso così, una curiosità, una di quelle tante sulle chiacchiere che si fanno in Parlamento, nell'entourage di Berlusconi sono terrorizzati perché dato che lui la chiama così, comunemente con i suoi, si teme che l'abbia chiamata così anche con qualcuna delle ragazze di Tarantini o con Tarantini. La cosa viene ripresa variamente, eccetera, e insomma passa sotto traccia, da Gospia, queste robe qua, siti, nessuna smentita da nessuna parte, D'altra parte, è vero che lui ne ha dette e fatte di tutti i colori, ma immaginate Palazzo Chigi che fa un comunicato dicendo il Presidente del Consiglio in carica smentisce categoricamente di avere mai definito la cancelliera tedesca colonna inchiavabile, con tutti i cazzi... Con tutti i cazzi che aveva già all'epoca con lo spread, eccetera, eccetera, mancava solo quello, no? Cioè era una smentita che sottolineava una cosa che speravano che non si notasse troppo. Poi cade il governo, tutte le ipotesi complottiste sul ruolo della Merkel, della Deutsche Bank, della Bundesbank, eccetera, eccetera, Sarkozy, le cancellerie, Napolitano, Monti, sapete tutte il colpo di Stato di cui parla sempre, che è il sesto, mi pare, sesto colpo di Stato che ho subito dalla Merkel, eccetera, eccetera. Dopodiché, ovviamente passa molta acqua sotto i ponti, sono passati 7 anni, no? da quando abbiamo scritto questa cosa, e da qualche mese lui sta cercando di rientrare dall'altra parte. Mentre lui prima era anti-europeista, anti-tedesco, anti-euro, anti-tutto, adesso lui come fa a rientrare? Lo sa che non può arrivare primo e non può più diventare premier, no? È in stato di decomposizione avanzata. Però non dispera di essere decisivo per fornire al PD quei voti che potrebbero mancargli per fare una grande ammucchiata di governo con tutti dentro e tener fuori i barbari, cioè da una parte i 5 Stelle e dall'altra parte i cosiddetti sovranisti, e cioè, poi altra espressione orripilante, sovranista è la nostra Costituzione, quindi chiamarli sovranisti e fargli pure un favore, i leghisti e Fratelli d'Italia. Lui si sta accreditando, mentre traffica con Salvini e la Meloni per fare il listone unico, contemporaneamente si accredita, l'ha detto l'altro giorno, come argine contro i populismi. Io lo trovo di un umorismo involontario. Pensate, Berlusconi argine contro il populismo. Cioè lui è stato il più grande fabbricante ed esportatore mondiale di populismo per 20 anni e adesso è l'argine contro se stesso praticamente. Ma dato che siamo pronti a tutto e di bocca buona e soprattutto di memoria cortissima, siamo pronti anche per fargli passare questa. Adesso è l'argine contro il populismo.
E infatti lo stanno corteggiando. Se hanno salvato Minzolini è anche perché si stanno arruffianando quelli di Forza Italia, questi del PD, perché lo sanno che da soli non avranno mai la maggioranza nel prossimo Parlamento e quindi preparano la grande ammucchiata con l'argine antipopulista, cioè lui, sempre lui. E lui naturalmente non gli basta che gli credano Renzi e gli altri, che naturalmente non gli credono affatto, semplicemente hanno bisogno di lui, ma ha bisogno che gli credano anche in Europa, perché voi lo sapete benissimo che le sorti della politica italiana vengono decise più a Berlino, Francoforte, Bruxelles e Strasburgo che non a Roma, e quindi ci vuole l'avallo delle autorità europee. E chi è il leader d'Europa più influente? Ovviamente la Merkel, stavo per dire la culona, ovviamente la Merkel. E infatti lui, da qualche mese, ogni volta che la Merkel fa un'uscita pubblica, lui va. È come Paolini, sapete quello che... Cioè, esce la Merkel e dietro c'è lui... E dietro c'è lui che si fa notare e ogni tanto lei lo nota, ah, dice a chi non muore si rivede in tedesco e gli stringe la mano. E lui ogni volta, proprio come saluto, come clausola così di benvenuto, di stile, dice guarda che io non ho mai detto che sei una culona inchiavabile, è quel travaglio che me l'ha fatto dire, ma guardate che non sto scherzando. Berlusconi vede Merkel, tutto chiarito fra noi, quella frase non esisteva. Quella non legge il fatto, temo, la Merkel, a me piacerebbe che leggesse il fatto. Per cui lui le ha detto, guarda che quella frase io non l'ho mai detta, l'ha scritta Travaglio. E lei, chi è Travaglio? Quale frase? I suoi consiglieri hanno poi verificato, ah, mi ha chiamato culona inchiavabile, interessante. E più lui smentisce senza motivo, senza che, cioè non è che lei gli ha detto ma è vero che mi hai chiamato culone inchiavabile, allora sarebbe comprensibile che lui dica no, non è vero, è stato Travaglio, tu non lo conosci, ma uno terribile. Invece no, è il contrario, è lui che a lei ignara ogni volta le ricorda questa roba, cioè guarda che io culone inchiavabile non mi ha detto, era tutto Travaglio. E quella dice, ma perché continua con questa excusatio non petita a dirmi che no? L'avrà mica detto? Secondo me l'ha detto, perché è capace di questo e di quell'altro. Berlusconi torna in Europa ed è di sgelo con la Merkel. Voglio ribadirti, cara Angela, che... questo è il giornale di Sallusti. Ricostruisce. Voglio ribadirti, Angela, che mi sono state attribuite frasi su di te assolutamente non vere. Lo dimostrano le intercettazioni telefoniche, tutte pubblicate, e questo al fine di logorare i nostri rapporti. Cioè, dice, dato che hanno pubblicato le intercettazioni e fortunatamente... quella non c'era, questa è la prova che io non l'ho mai detto, come se lui fosse mai stato intercettato. Ma la cronaca di Libero è ancora più bella, pace fatta tra l'ex premier e la cancelliera al vertice del PPE, mai detto culona, è una balla di Travaglio, le ha detto così, pensate, quella culona, anche per, l'interprete ha qualche secondo, no, per tradurre. Immaginate anche l'interprete che deve dire alla Merkel culona, no? Ma a un certo punto... Aspettate! Perché a un certo punto... un giornalista... conduttore di Newsnight, storico programma della BBC, partecipa a una conferenza stampa con Berlusconi e gli fa la domanda che nessuno ha mai osato fargli.
tantomeno la Merkel. È vero che ha definito Angela Merkel culona inchiavabile? Per qualche secondo Berlusconi ascolta la traduzione, poi sembra non voler rispondere con gesti eloquenti, come dire. Passiamo alla prossima. Non c'è stato da parte sua alcun imbarazzo nel rispondere, sostiene Deborah Bergamini, responsabile della comunicazione di Forza Italia, la quale ovviamente era già sprofondata sottoterra all'idea che questo ripetesse. Quindi quando gli fanno la domanda lui non dice no, perché ha paura che il giorno dopo esca l'intercettazione che lo smentisce. Quindi non risponde. Però quando va dalla Merkel, dato che la Merkel non ha le intercettazioni, dice l'ha detto Travaglio, io no. Il bello è che i suoi, oltre che i suoi fedelissimi, anche i suoi giornali, conoscendolo, hanno dato per anni per assolutamente scontato che Berlusconi chiamasse comunemente la Merkel culona. Cioè proprio lo dicevano, cioè, dice, ma figurati se non l'ha chiamata culona, ci sarebbe da meravigliarsi del contrario. Conoscendolo è da lui, no? Chi, cioè, voi sentite culona inchiavabile, Merkel, a chi pensate? Cioè, chi è l'unico politico italiano che può aver detto una roba del genere? Perché c'è anche, cioè non c'è solo la volga, c'è anche un po' di istrionismo in questo, no? Per lui è così, è proprio gli somiglia quella roba lì. E infatti, prima che lui riallacciasse o tentasse di riallacciare con la Merkel, con queste strette di mano e queste escusatio, i suoi giornali hanno fatto ampio uso dell'epiteto. Come dire, a lui gli piace se lo mettiamo anche sul giornale, secondo me arriva pure l'aumento di stipendio. E infatti l'Italia batte la Germania nel 2012, Libero, Waffan Merkel. Merkel a dieta, anche lei si vede culona. Ma buttano lì, ogni tanto. A lui piacerà, farà i complimenti, poi magari chiama, ci facciamo quattro risate. Tanto lui continua a convincerla, io non ho mai detto un cazzo, tutti i suoi giornali continuano. È stata la culona! La caduta di Berlusconi, intrigo svelato, in una telefonata segreta alla cancelliera chiese a Napolitano la testa del CAV. È stata la culona. Seguono anche ditirambi di Sallusti. Quando si dice che non tutte le ciambelle riescono col buco. Spiritosone. Ciao ciao culona, questa è la nazionale che batte la Germania. Ciao ciao culona. A Merkel non c'entra assolutamente niente perché non scendeva in campo avendo appunto ciao ciao culona. Sono addirittura telepatici Sallusti e Feltri, anzi Belpietro credo, perché due calci nel culone, su Libero risponde ciao ciao culona. Sode a destra uno squillo di tromba, a sinistra risponde uno squillo, due calci nel culone. Bene, abbiamo finito. Siamo alla frutta in tutti i sensi, grazie. Buonanotte.